Buongiorno a tutti, sono Francesco Bicciato, sono il segretario generale del Forum per la Finanza Sostenibile. Ben ritrovati a chi ha seguito gli eventi dei giorni passati, della settimana SRAI. Ricordo appunto per chi non li avesse seguiti che siamo nell'ambito della nona edizione della settimana dell'investimento responsabile. E siamo molto contenti anche oggi perché ospitiamo all'interno della settimana un evento di particolare rilevanza anche dal punto di vista, diciamo, della sua originalità. Ci occupiamo oggi di innovazione e in particolare di innovare in modo sostenibile. Abbiamo con noi moltissimi ospiti, per cui cercheremo di rendere il più dinamico possibile, diciamo, il susseguirsi dei nostri speaker. Ricordo solamente un paio di cose relativamente all'importanza di questo evento, che ospiterà, start-up, organizzazioni di venture capital e investitori istituzionali che andrò via via a presentare. L'importanza risiede, diciamo, in un paio di questioni molto, molto rilevanti, a mio avviso. La prima ha a che vedere, diciamo, con l'ambito del Next Generation EU. Ben in due punti, diciamo, citando i pilastri del piano di rilancio post-Covid, contenuti appunto nel Next Generation EU della Commissione europea, troviamo la rilevanza del tema dell'innovazione. Da un lato, attraverso il potenziamento della linea Horizon nella parte Research e Innovation, e dall'altra parte, diciamo, come uno dei due temi rilevanti insieme all'emergenza climatica, la Digital Transition viene considerata come uno dei temi fondamentali per un rilancio inclusivo nel post pandemia. Non mi dilungo oltre se non ricordando la grave situazione di digital divide che soffre anche il nostro paese, una situazione di scarsissima alfabetizzazione informatica. Solamente il 13% degli italiani utilizza online per le procedure amministrative, giusto per farvi un esempio, con una media dell'Unione Europea del 30%. Anche dal punto di vista imprenditoriale, solo l'8% delle piccole e medie imprese italiane vende online rispetto per esempio a un 23% dei tedeschi e quindi diciamo ci sono una serie di, come dire, divari che vanno assolutamente colmati, attraverso, secondo noi, a nostro avviso, diciamo, strumenti di finanza sostenibile, in particolare facendo riferimento all'utilizzo della governance ogni volta che si orienta l'investimento verso questo settore. Un settore quindi di grandissima rilevanza, molto promettente dal punto di vista economico, ma che va governato perché a fianco, diciamo, alle sue opportunità economiche e anche di creazione dell'occupazione, vi sia una forte attenzione al fattore sociale, quindi all'inclusione sociale. Ma io non voglio anticipare temi di cui adesso parleremo, volevo ringraziare solamente moltissimo HDI Assicurazioni che ci ha dato la possibilità, socio storico del Forum per la Finanza Sostenibile, che ci ha dato la possibilità di organizzare questo evento. E proprio a questo proposito darei la parola per primo proprio a Emilio Pastore, che è il Head of Finance and Treasury di HDI. Prego, Emilio. Grazie Francesco, grazie al forum che ci ospita, benvenuti ai nostri speaker che oggi saranno con noi. Un saluto a tutti coloro che ci ascoltano da casa e hanno accettato il nostro invito di partecipare e seguirci oggi in questo appuntamento della settimana SRAI. Vi porto il saluto di HD Assicurazioni, ben contenta di sponsorizzare questo evento che da anni ormai compie sempre maggiori sforzi, con sempre maggiore determinazione per seguire il percorso della sostenibilità, per integrarla nel suo business, nella gestione finanziaria, nelle relazioni all'interno e all'esterno. Insomma, cerchiamo di fare la nostra parte. Paul Valéry, scrittore e filosofo francese, diceva che il guaio del nostro tempo
è che il futuro non è più quello di una volta. Pare sia proprio così, anche oggi a distanza di quasi un secolo. La paura del futuro c'è sempre stata, c'è anche oggi. Oggi, ancor prima che un'epoca di cambiamento, viviamo un cambiamento di epoca. E in questo momento, in questa fase della storia, non possiamo parlare di innovazione senza abbinarla in riferimento alla sostenibilità. Sostenibilità e innovazione sono stati spesso considerati come forze contrarie e contrapposte, in quanto lo sviluppo di innovazioni tecnologiche e industriali è sempre stata considerata una delle cause fondamentali, se non quella più importante, per il consumo delle risorse naturali. Oggi invece la sostenibilità, nella sua accezione più ampia, che include dunque le persone, il pianeta e i profitti, può e deve virtuosamente procedere con l'innovazione, al punto da alimentarsi l'una con l'altra, l'una dell'altra. Innovare e farlo in modo sostenibile rappresenta e sempre di più dovrà rappresentare un new normal, appunto da non doverne più parlare tra qualche anno come stiamo facendo oggi, perché all'interno delle aziende il concetto di sostenibilità dovrà intrinsecamente essere collegato con quello della trasformazione e del cambiamento in funzione del bene del sistema, e sempre più questo dovrà permeare tutti i processi all'interno del sistema, dalla governance fino alle operations. Secondo la ricerca The Forum of Jobs 2020, pubblicata a fine ottobre da World Economic Forum, relativa a 15 settori e 26 economie globali, l'84% degli imprenditori è pronto a digitalizzare i processi all'interno della sua azienda. A livello globale, entro il 2025, l'automazione e la suddivisione del lavoro tra uomo e macchina interromperanno circa 85 milioni di posti di lavoro, ma di lì a qualche anno ne creeranno ben 97 milioni. Quindi pur in presenza di un gap temporale, la nuova digitalizzazione, le nuove frontiere della tecnologia porteranno un incremento dei posti di lavoro nelle medie e nelle grandi imprese. Entro i prossimi 5 anni, macchine e uomini si divideranno equamente un po' il lavoro. Le macchine si occuperanno di elaborare informazioni, dati, di fare lavori manuali e di routine. Gli uomini si occuperanno dei ruoli in cui possono emergere la capacità, il ragionamento, l'analisi, la gestione, la consulenza, l'interazione, la comunicazione, il ragionamento. Aumenteranno i lavori legati all'economia green, all'ingegneria, all'edutainment, cioè all'intrattenimento a scopo educational. Il 65% dei bambini che oggi frequentano le scuole elementari e medie, ci dice questa analisi, svolgeranno dei lavori che ancora non esistono. È davvero un cambio di epoca. Tutto questo ci spaventa, me per primo, ma non più di quanto stia accadendo nel mondo da 9 mesi con la pandemia. Dopo questa sfida, dopo questa avventura della pandemia, credo che siamo pronti a ogni cambiamento possa intervenire nel nostro futuro nei prossimi anni. E proprio in questo tempo di pandemia sono nate 614 startup in più nel nostro paese, in Italia. La pandemia non ha intaccato l'ingegno e la creatività dei più giovani, che forse a differenza di noi nel bisogno e nella necessità sono più capaci di trovare le soluzioni migliori, contribuendo a far fiorire un'economia meglio rivolta alla modernità. C'è da avere in loro veramente grande fiducia in queste nuove generazioni. Oggi investire in ricerca e innovazione e dare a queste un connotato di sostenibilità può essere il modo cruciale per uscire dalla crisi e per recuperare il gap tra nord e sud nel nostro paese. E dai bisogni legati alla sanità, all'educazione a distanza, alla spesa a domicilio, alla comunicazione, al risparmio energetico, stanno venendo fuori soluzioni innovative per il nostro paese per uscire dalla crisi e per rilanciare l'economia. Allo stesso modo, dal bisogno di salvare il pianeta,
dovranno emergere soluzioni altrettanto utili a salvaguardare l'ambiente e a rilanciare i consumi. Ma tutti gli attori del sistema, tutti gli operatori, noi investitori, gli scienziati, le imprese, le università, i punti di eccellenza, i poli tecnologici, dovranno dare ognuno il proprio contributo per cambiare direzione. Non sempre cambiare equivale a migliorare, questo lo sappiamo, ma per migliorare occorre cambiare. E il cambiamento non è l'innovazione o lo sviluppo tecnologico in sé, quanto indirizzare questo verso il bene, verso la salvaguardia del pianeta, verso la tenuta del sistema nei prossimi decenni e verso il benessere della comunità, verso la possibilità, cioè, che le future generazioni abbiano le stesse chance, le stesse occasioni che abbiamo avuto noi, direi nonostante noi, dopo di noi. Occorre allora convogliare gli sforzi delle aziende verso un profitto individuale, ma in un contesto di interesse collettivo. Le aziende vincenti, ormai lo dicono tutti gli analisti, sono quelle che perseguiranno un profitto giusto, inteso come il profitto dell'azienda, ma anche il profitto condiviso ed esteso alla collettività, al pianeta e alla persona. Occorre quindi rimettere l'uomo al centro e dare alle aziende un ruolo sociale, farle diventare socialmente responsabili essendo economicamente responsabili. E dai bisogni sociali messi al centro emergeranno molto probabilmente ingenti profitti per le imprese. Non oggi e non domani, ma gli investimenti tecnologici dovranno necessariamente essere considerati attraverso un obiettivo di sostenibilità e i leader nazionali hanno la responsabilità di identificare come la tecnologia può consentire nuovi modelli di consumo, nuovi modelli di business, di vendita sostenibili, nonché prodotti e servizi che impattino positivamente sulle tre direttrici People, Planet e Profit. Ma ciascuno di noi deve prendersi la sua fetta di responsabilità e fare qualcosa. E perché il più piccolo cambiamento può davvero influenzare il tutto. Ciascuno può farlo. Ciascuno deve farlo per la casa comune e per i nostri figli. Proprio per loro dovremmo immaginare di rinunciare ai nostri modelli, le nostre aspettative, per far posto ai loro modelli, ai loro talenti, alle loro ambizioni che non sono le nostre, e immaginare per loro percorsi che non sono stati i nostri. Quindi l'innovazione per la sostenibilità non è solo tecnologia, ma probabilmente è un'evoluzione di mente e di pensiero, di visione e di spirito critico. Nasce probabilmente nelle nostre menti, nel nostro approccio al futuro, nel sentirci parte di un sistema e nel sentirci, lo ripeto, veramente, naturalmente, ciascuno chiamato a fare la propria parte. Non possiamo esimerci, il tempo stringe e non è più soltanto una buona intenzione, ma innovare in modo sostenibile diventa una necessità. Grazie. Grazie Emilio. Io direi che è stata un'introduzione assolutamente illuminante e che ha lanciato moltissimi stimoli. Innanzitutto il tema del tempo che abbiamo di fronte a noi. Abbiamo sempre detto e ci crediamo che la finanza sostenibile dispiega i suoi migliori effetti sul lungo periodo, però è anche vero che abbiamo in questo momento una situazione tale per cui occorrono soluzioni rapide che magari potranno vedere un impatto nel lungo periodo, ma la decisione e le soluzioni vanno prese adesso. E quindi diciamo l'innovazione si muove con tempi storici che non sono i tempi a cui magari eravamo abituati fino a un po' di tempo fa. Ti ringrazio, poi ti rivedremo Emilio durante la tavola rotonda. Io però approfitto per dare la parola a Stefania Di Bartolomeo, che è founder e CEO di Physis Investment. Stefania è una
come dice anche lei, un'appassionata di soluzioni di investimento sostenibili. Io questo lo sottolineo perché credo che solamente attraverso la passione e la motivazione vera e sincera riusciremo ad avere dei grandi risultati anche nel rilancio post-Covid. Stefania ha una grande esperienza di fund manager di impact investing e anche di consulente di investitori istituzionali. Si occupa dal 2018, nel 2018 fonda la piattaforma FinTech Physis Investment. Chiederò poi, mi fermo qui, che così magari ci spiega Stefania di che cosa si tratta. Comunque una piattaforma che facilita l'incontro fra risparmiatori e investitori e quindi tutto ciò che riduce, come dire, il gap e il divario per noi è già di per sé un fattore di successo. A te la parola, Stefania. Grazie, grazie Francesco, buon pomeriggio a tutti. Devo dire che da quando sono in America un po' tanto mi manca l'attività del forum, perché per me è stato il forum un luogo di formazione, crescita e anche di tanti amici. Quindi oggi sono particolarmente contenta di essere qui e di parlare ad un evento dove si coniuga la sostenibilità, la finanza e l'innovazione. Come dicevi, io ho fondato ad Harvard una piattaforma di investimento che si occupa solo di investimenti sostenibili e quindi oggi vi parlerò un po' di quello che è il mondo del venture capital negli Stati Uniti attraverso quella che è stata e che è la mia esperienza. È indubbio che fare innovazione significa partire da un'idea innovativa e arrivare alla realizzazione di un business di successo e non è affatto qualcosa di facile. Però in qualche modo negli Stati Uniti ci riescono un po' meglio di noi e quindi cerchiamo di coglierne magari degli elementi importanti che possiamo replicare con successo anche qui in Italia. Io la prima volta che ho varcato la soglia dell'Innovation Lab di Harvard pensavo, ve lo giuro, di aver sbagliato edificio, un edificio bellissimo, ipertecnologico, ma soprattutto aveva un terzo del primo piano dedicato ai giochi, cioè c'era una specie di sala giochi e tra questi c'era anche il ping pong. E proprio giocando a ping pong io ho appreso qualcosa di importante rispetto alla cultura americana. So giocare molto bene e nel momento in cui si era diffusa questa voce, tutti volevano giocare contro di me. E la cosa bella è che perdevano e continuavano a voler giocare. Beh, questo ci fa comprendere come negli Stati Uniti perdere è solo un processo per poter migliorare e si applica con la stessa facilità ad una partita di ping pong come anche a un tentativo di portare avanti una startup. Cioè, creare qualcosa di innovativo è un'occasione innanzitutto per imparare, è un processo che va in itinere e non fa niente se ci sono degli errori o se magari la startup non va avanti. Pensate che nell'Innovation Lab quasi il 95% delle società fallisce e genericamente negli Stati Uniti quasi il 90%. Eppure nel 2019 ci sono stati oltre 140 miliardi investiti in startup, che è una cifra enorme se pensiamo al mercato italiano. Ci sono oltre 1.000 venture capital attivi con 400 miliardi di asset under management. Tre negli Stati Uniti sono i poli principali di innovazione, la famosissima Silicon Valley che si trova a San Francisco, Boston dove c'è una forte competizione fra Harvard e MIT e New York. A questi investimenti poi vanno aggiunti sempre investimenti diretti che partono dai family office e dai corporate venture capital. Il corporate venture capital è qualcosa che sta crescendo sempre di più negli ultimi anni. Pensiamo a una grande multinazionale come Samsung. Loro oggi, queste multinazionali, hanno dei problemi ad innovare perché hanno una struttura molto grande, molto rigida, sono enti ormai estremamente burocratizzate e quindi si affidano alle start-up per importare innovazione e rimanere competitivi. Vediamo quindi che c'è una miriade di differenze all'interno di un mercato così vasto e non sorprende, tant'è che i venture capital poi si differenziano molto per settore. Abbiamo coloro che investono solo in healthcare, in fintech, in insurtech, in green tech, è un po' tutto tech negli Stati Uniti. E soprattutto i vari venture capital si dividono a seconda delle diverse fasi di maturità della startup, pre-seed, seed, post-seed e grow. Queste fasi sono fondamentali per comprendere come il mercato americano è altamente competitivo, però forse se le cerchiamo di vederle con gli occhi di una startup è un po' meglio. Quindi iniziamo da quello che è la fase iniziale, il processo.
della creazione di un'idea, della formazione di un team e magari anche di un primo minimo viable product, cioè un prodotto minimo che si può testare. Beh, in America qui c'è un'altra, secondo me, grande lezione che possiamo apprendere. Non c'è semplicemente un'idea innovativa, la raccolta di capitale per svilupparla e poi la domanda, ok, come la distribuiamo questo prodotto? No, in realtà è tutto un itinere. Si parte dalla risoluzione di un problema che ancora è irrisolto, quindi una necessità che non è soddisfatta, si prova a iniziare a creare una soluzione e questa soluzione si crea, si testa, si impara attraverso i feedback del consumatore o del beta tester, si migliora e ancora si continua a sviluppare, si testa, si impara, si migliora e si va avanti così. Questa è una fase ancora iniziale dove le startup tendono ad autofinanziarsi, quindi ancora non arrivano al venture capital, a meno che non si tratti di settori particolari che hanno bisogno subito di immissione di capitale. E quindi la società, le startup vanno in una fase di bootstrapping, oppure possono anche in questo momento ricorrere ai cosiddetti family, friends and fool, cioè amici, famiglia e sciocchi. Tendenzialmente in questa fase raccolgono titoli di debito che si chiamano convertible note oppure titoli che si chiamano safe o KISS, che sono delle convertible note semplificate. In questa fase, che è ancora una fase diciamo iniziale ma si sta già creando qualcosa, le startup magari possono rivolgersi anche a un angel investor con dei ticket che vanno dai 10.000 fino a un massimo di raccolta di 1 milione. Superata questa prima parte, si può bussare finalmente alle porte di un venture capital, cioè si arriva alle porte di un venture capital quando in qualche modo c'è già una traction minima. La traction significa un track record, quindi si hanno già dei clienti o dei beta tester e un prodotto non deve essere del tutto definito. Le startup hanno questa potenzialità in America e ora vediamo anche come e perché, che è fondamentale, cioè riuscire ad arrivare a un venture capital con una diluizione praticamente quasi minima del proprio capitale. Arrivano da un venture capital e dicono guarda, noi ce l'abbiamo un prodotto, dobbiamo migliorare per X e Y, dobbiamo far crescere il team di 2, 3, 4 persone e magari dai 200 beta test che abbiamo vogliamo arrivare a 2.000 clienti, ce li dai 2, 3 milioni? Quindi si parla già di un seed round, ce li dai 2-3 milioni per aiutare a crescere? È un dialogo, è una transazione quasi alla pari, perché la startup non chiede al venture capital solo capitale, chiede innanzitutto anche qual è il tuo track record per aiutarmi ad avere successo. Dal momento che prenderai un posto nel board, come mi aiuterai a crescere? Ed è un processo importantissimo, ma è ancora più importante comprendere come e perché le startup in America riescono ad arrivare ad una fase, se vogliamo, abbastanza avanzata a chiedere capitale. C'è un ecosistema a supporto. Abbiamo già visto un elemento culturale prima, no? Scherzando con la storia del ping pong, ma c'è una cultura finanziaria improntata sull'imprenditorialità fortissima in America, tale per cui hanno creato un ecosistema che va a supporto delle startup. Innanzitutto l'ecosistema principale è quello della famiglia. In Italia c'è ancora il miraggio del posto fisso. Negli Stati Uniti tutte le famiglie si augurano che i propri figli possano diventare il prossimo Bill Gates, il prossimo Mark Zuckerberg, e questo è un aspetto importantissimo. Come altrettanto importante è un ecosistema che si sviluppa all'interno delle startup e delle università, scusatemi. Nelle università ci sono tantissimi corsi di imprenditorialità e ci sono quasi in tutte le università più grandi degli incubatori che sono equity free, cioè che non prendono capitale e che aiutano però le startup a partire dall'idea e fare tutto quel percorso per riuscire a creare qualcosa per modo da presentarsi a un venture capital, con una consapevolezza anche fondamentale che è quella della sfera emotiva. Gestire una startup non è facile. Si dice in America che è come gestire una montagna russa, perché è così, ci sono tantissimi no, ci sono tantissime difficoltà e ogni giorno l'imprenditore si ritrova di fronte a dover risolvere dei problemi, con dietro però un ecosistema di supporto, perché questi incubatori, e poi ci sono anche tanti acceleratori, quasi tutti equity free, cercano di dare consulenza gratuita, un sacco di perks, cioè un sacco di crediti che possono essere spesi, che abbattono quasi del tutto quelli che sono i costi fissi di iniziare
una startup. Immaginiamo una startup innovativa nell'ambito finanziario, c'ha almeno 200-300 mila euro l'anno di costi per accedere alle informazioni finanziarie. Attraverso questi acceleratori, questi costi vengono totalmente annullati. Allo stesso tempo, però, c'è anche uno Stato che è a supporto. Molti di questi acceleratori sono finanziati, infatti, non solo da fondazioni, ma proprio da fondi federali. E in più lo Stato è a supporto perché ci sono tassazioni agevolate, ci sono una serie di incentivi. E gli incentivi non è partecipare a un bando di gara, riceverne forse una risposta dopo 6 mesi e avere un'erogazione dopo un anno. In un anno l'innovazione è già finita. Quindi è qualcosa che si muove ad una rapidità molto elevata ed è fondamentale quindi il ruolo di questa cultura finanziaria incentrata sull'imprenditorialità che parte da tutti i piccoli ecosistemi, dalla famiglia, dall'azienda, dall'imprenditore, che quindi è molto risk takers. E faccio l'ultimo summit della mia presentazione, i venture capital a loro volta devono raccogliere per poter investire e mettere liquidità nelle startup e raccolgono capitali dai vari istituzionali, fondi pensione, dalle università, dalle fondazioni, ma soprattutto da individui che hanno un patrimonio netto molto elevato, family office, banche, compagnie di assicurazioni. Mettiamoci per un momento nei panni di un fondo pensione. Un fondo pensione che vuole investire in un venture capital, innanzitutto si assume un rischio molto alto. Abbiamo visto quasi il 90%, tra il 90 e il 95% delle startup falliscono. Ha un tempo di investimento molto lungo, parliamo di 8, 10, 12 anni, quindi è una liquidità praticamente inesistente. In più c'è un problema molto grande che è quello della scalabilità, perché anche dei fondi di venture capital che hanno dimensione medio-medio-grande si tratta di magari 200 milioni. Un fondo pensione che vuole investire 20 milioni vuol dire che si prende il 10% di quel fondo e non ha, è difficilissimo, no, giustificare una cosa del genere anche da un punto di vista di rischio. Allora, che cosa si è fatto negli Stati Uniti? Si sono creati dei veicoli, o meglio dei fondi, che raccolgono una serie di investitori istituzionali e ridistribuiscono questi investimenti in diversi fondi di venture capital. Magari questa potrebbe essere una soluzione che in realtà già è attiva in Italia, ma si potrebbe pensare ancora di più come realizzarla e magari realizzarla meglio. Concludo facendo un summit dicendo che secondo me 3 sono assolutamente gli elementi chiave che noi dobbiamo incorporare e fare nostri in Italia per riuscire a sviluppare una filiera di innovazione molto più competitiva. Innanzitutto diventare tutti dei risk takers, a partire dall'imprenditore, non solo quindi dall'investitore, perché vivere anche il fallimento dobbiamo farlo come lo fanno in America, cioè come un'opportunità per migliorare. Non è uno stigma sociale, non è la fine della reputazione di un individuo. Gli imprenditori in America sono considerati dei veri e propri eroi sociali. Secondo elemento, non esiste solo un'idea brillante, cioè la startup non si crea su un'idea brillante, si richiedono i capitali e si crea, no, bisogna sviluppare un'innovazione partendo da un bisogno insoddisfatto e da lì, da questa intuizione di un problema irrisolto, si va poi ad analizzare come risolverlo al meglio e si crea questo processo in itinere che include la startup che è in continuo contatto con il consumatore finale in tutta la fase di sviluppo e poi 3 l'ecosistema che parte quindi alla diffusione di una cultura imprenditoriale molto più forte, che crea quindi un ecosistema che va poi a supporto delle start-up e questo si deve fare e dovremo trovare una soluzione per farlo partendo dalle famiglie, dalle aziende, dalle università, dagli investitori e chiaramente anche dallo Stato. Concludo semplicemente dicendo che la sfida sicuramente è ancora aperta, serve innanzitutto un cambio di mentalità che però parte proprio da eventi come quello di oggi, dove c'è un dialogo, ci saranno delle riflessioni e quindi vi lascio la parola per la tavola rotonda, sperando di essere riuscita comunque a dare un po' una testimonianza di quello che è il mondo del venture capital e perché è di successo negli Stati Uniti. Grazie Stefania, grazie. Infatti mi immaginavo che la tua relazione sarebbe stata così stimolante e tra l'altro avrei molte cose da aggiungere, però non voglio portare via tempo ai nostri ospiti. Mi piace l'idea però del cambio di mentalità e del fatto di affrontare con un approccio diverso anche i rischi.
con razionalità, ma diciamo anche con la consapevolezza che questo è un momento in cui occorre molte volte gettare un po' il cuore oltre l'ostacolo. Ora io entrerei proprio nel vivo delle esperienze di startup. Ne abbiamo tre, tutte e tre molto, molto interessanti. La prima è quella che ci presenta Francesco Giberti, che è CEO e fondatore di MyFoodie e di Babaco Market. Io mi sono documentato un po' e già ti faccio i complimenti ancora prima di iniziare il tuo intervento, perché in realtà il connubio innovazione tecnologica ed economia circolare io credo che sia uno dei punti fondamentali per il rilancio, peraltro che dà moltissime opportunità anche sul piano occupazionale, che è uno dei problemi che ci troveremo a affrontare molto presto, subito dopo appunto la fine di questa crisi sanitaria. Io mi fermo qui, ti chiederei appunto Francesco di spiegarci come funziona appunto questa app e soprattutto perché avete deciso di affrontare uno dei temi fondamentali e centrali, che è quello dello spreco alimentare. Prego, a te la parola. Grazie Francesco per l'intro e grazie a tutti per l'invito. Ho una presentazione che possiamo condividere con tutti, in modo tale che il mio discorso possa essere seguito più facilmente. Perfetto. Allora, io sono appunto Francesco Giberti, sono founder di Anagramma. Anagramma è la società che ho fondato insieme a de degli amici che poi sono diventati anche soci quasi 5 anni fa. Slide successiva. Come dicevi Francesco, noi ci occupiamo di trasformare lo spreco alimentare in risorsa. Siamo partiti appunto da un problema che è un problema enorme, ed è un problema sia che ha impatti molto forti sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista sociale e ambientale, e che ovviamente prende in considerazione tutta la filiera alimentare, per cui ci sono problemi per chi produce ovviamente il cibo. In particolare sappiamo che ci sono molti prodotti che non trovano uno sbocco commerciale e vengono sprecati perché non sono conformi a standard estetici indetti dalla GDO, oppure banalmente perché c'è sovrapproduzione di prodotti. Il secondo step ovviamente è l'industria, dove si creano un sacco di sprechi per difetti di packaging o rimanenze di magazzino. Il terzo step, che è quello della distribuzione, quindi supermercati, dove ci sono sprechi di prodotti in scadenza a punto vendita. E poi il quarto step, cioè noi, che a casa sprechiamo ovviamente un sacco di cibo che in realtà potremmo assolutamente consumare. Da questo problema nasce Anagramma, slide successiva, e la nostra mission. Cambiamo slide, please. Ok. La nostra mission è proprio quella di appunto di trasformare questo problema in un'opportunità. Come lo facciamo? Noi siamo partiti con l'obiettivo appunto di sviluppare soluzioni digital based altamente innovative per ridurre lo spreco alimentare lungo tutta la filiera alimentare. Siamo partiti con un progetto che si chiama appunto MyFoodie, che lavora sul terzo step, che è quello della distribuzione alimentare, per cui oggi collaboriamo e dopo vi spiego come funziona più nel dettaglio con diverse insegne della GDO che operano sul territorio nazionale. Siamo presenti in più di 200 punti vendita e aiutiamo costantemente i supermercati a ridurre lo spreco alimentare e a coinvolgere il consumatore finale su questo tema. Ma da poco abbiamo iniziato a lavorare anche sugli altri due step, in particolare produzione e industria, con un altro servizio che abbiamo lanciato durante la pandemia, il primo lockdown, che si chiama Babaco Market, che è un servizio di box in abbonamento di frutta e verdura brutta ma buona, per cui noi andiamo a recuperare tutti quei prodotti che oggi vengono sprecati perché non diciamo, rispettano i canoni di bellezza richiesti dalla GDO e li andiamo a portare direttamente ai nostri utenti, direttamente a casa. Terza slide.
Ecco, su questo abbiamo, come vi dicevo, su questi due progetti ad oggi lavora un team composto da 13 persone, per cui in questi anni il team è cresciuto molto, è cresciuto anche grazie all'apporto finanziario che abbiamo ricevuto da alcuni fondi di investimento che hanno creduto in quello che facciamo, tra cui Elventure, che so essere presente in questa discussione con Capello. Quindi abbiamo raccolto circa 1 milione di euro e oggi sviluppiamo un fatturato mensile, quindi MRR, pari a 76.000 euro mensili ricorrenti. Ci troviamo in un mercato, come dicevi tu, Francesco, inizialmente, che è in costante cambiamento. Slide successiva. E che vede proprio nell'ultimo anno un boom dell'e-commerce, per cui questo boom l'aspettavamo da un sacco di anni, ma in realtà l'e-commerce stava crescendo molto lentamente, più 4, più 6%. L'anno scorso, quest'anno ovviamente con la pandemia c'è stata una crescita veramente forte dell'e-commerce, più 89% in termini di fatturato generato rispetto all'anno successivo. E questo può determinare veramente una svolta. Slide successiva ancora. In particolare c'è stato il boom del grocery online. Tra tutti quelli che sono, diciamo, i settori che vendono attraverso l'e-commerce, il food ha registrato una crescita anno su anno del più 70%, quando sugli altri settori invece mediamente è del 23%. Per cui il food tech può essere veramente in un momento di svolta in Italia. Slide successiva. E adesso vi parlo più concretamente di quello che facciamo. Appunto, vi ho detto che come società abbiamo in pancia due servizi. Il primo è Babaco Market e il secondo è My Foodie. Entrambi condividono la mission, che è quella della lotta allo spreco alimentare, e una community che è molto molto legata a queste tematiche. Come funziona il primo, Babaco? Andiamo alla slide successiva, per piacere. Il problema è che ogni anno, appunto, tonnellate di prodotti restano invenduti a livello proprio di produttori agricoli, per cui questi prodotti non trovano uno sbocco commerciale perché non rispettano i canoni estetici della GDO. Noi cosa facciamo? Andiamo a slide successiva. Comprare questi prodotti dai produttori, quindi dagli agricoltori, creiamo le box, e qua ne vedete una in questa foto, creiamo le box per i nostri clienti e le consegniamo a casa ogni settimana direttamente appunto al consumatore finale. In questo modo andiamo a, proprio con un approccio di economia circolare, andiamo a prendere quello che è un prodotto buono, utile, ma che veniva sprecato, per rimetterlo in circolazione per creare del valore. Slide successiva, per piacere. Quali sono i nostri utenti? La cosa interessante è stata vedere in questi mesi, perché appunto Babaco Market l'abbiamo lanciato a fine maggio, o direi anzi inizio, quasi inizio giugno, che eravamo curiosi anche noi di capire quale fosse il nostro target, anche se un po' in mente l'avevamo. Sono principalmente donne tra i 25 e i 44 anni, quindi sono tutte quelle persone che sono già consumatori ovviamente smart, digitalmente abbastanza evolute e che fanno abitualmente shopping online, ma perché acquistano su Babaco? Perché hanno voglia di fare un acquisto che denoti un approccio quindi valoriale. Slide successiva, per piacere. Infatti quello che noi portiamo ai nostri utenti sono tre valori fondamentali. Il primo ovviamente è la sostenibilità, che è un driver sempre più importante per determinare l'acquisto di un prodotto, perché oggi noi pensiamo che oltre ai prodotti le persone appunto acquistino i valori di un servizio o di un prodotto. Il secondo valore è la qualità, per cui i nostri prodotti sono unici per natura, senza discriminazioni, appunto perché sono brutti ma buoni. E poi la comodità, ovviamente, perché l'abbonamento e la delivery dà l'opportunità di risparmiare tempo, che è la risorsa più preziosa, ovviamente, che abbiamo. Slide successiva. Questi sono un po' i risultati che ho riassunto per farvi capire un po' come sta crescendo questo business. In soli 5 mesi, da giugno ad oggi, stiamo crescendo fortissimo, solo siamo attivi su Milano
cresciamo in termini di MRR, quindi di ricavi ricorrenti mensili del 50% mese su mese, abbiamo già raggiunto 45K, facciamo mediamente 2.000 consegne al mese e abbiamo 750 abbonati nel comune di Milano che crescono anch'essi del 50% mese su mese. Questo vuol dire testimonia che quando coniughi innovazione da un lato e dall'altra parte valori, hai vinto di base. Adesso non voglio tirarmela, però i dati che stiamo registrando in questi mesi sono veramente fantastici. Slide successiva, per piacere. Ed è un mercato, ovviamente, quello dell'agri-food, molto, molto importante. Immagino che Stefania Di Bartolomeo, che ha parlato prima di me, conosca altri player, in particolare Misfits Marketing e Perfect Foods, che sono due player americani che hanno raccolto 100 milioni l'uno e 137 milioni l'altro. Questo perché ho messo questa slide? Perché una cosa di cui ovviamente dopo possiamo parlare anche al tavolo, alla tavola rotonda, è proprio l'accesso a questo, ai finanziamenti. Qui in Italia c'è una carenza importante a livello di VC, e i capitali sono abbastanza disponibili, sono abbastanza risicati. Ovvio che questo rallenti le crescite delle nostre aziende e la transizione di cui parlava prima Francesco. Slide successiva. Questa invece è MyFoodie, di cui vi parlo velocemente per stare dentro i tempi. MyFoodie è il primo progetto che è nato all'interno di Anagramma, lavoriamo con la GDO, qua l'obiettivo è ottimizzare i processi di gestione dei prodotti in scadenza che si trovano all'interno dei punti vendita e aiutare ovviamente il posizionamento di queste insegne a livello di CSR. Slide dopo. Per cui abbiamo sviluppato un'app sia B2B sia B2C. L'app B2B serve proprio per gestire i prodotti in scadenza all'interno dei supermercati, perché siamo resi conto che supermercati anche colossi non avevano sistemi di gestione digitalizzati all'interno dei propri supermercati su questo problema. E poi un'app B2C che consente ai consumatori di vedere in tempo reale quelle che sono le offerte antispreco dei supermercati più vicini a sé. Slide dopo. Ancora dopo. Ho saltato un po' un passaggio. Ancora dopo. Ok, perfetto. Qua ad oggi noi lavoriamo con queste tre insegne sul territorio italiano, per cui abbiamo iniziato a lavorare con Coop, poi con Lidl Italia. Da poco abbiamo iniziato a lavorare anche con Carrefour. L'obiettivo è ovviamente crescere anche qui molto velocemente. Slide dopo. E ad oggi siamo presenti, come vi dicevo inizialmente, su 209 punti vendita. Dalla nostra chiusura del seed round, che è stata a gennaio del 2019, siamo cresciuti parecchio, anche qui con buone metriche lato fatturato, e poi il riconoscimento importante, essendo stati premiati da Federdistribuzione come migliore soluzione antispreco in Italia per la GDO. La slide dopo. Anche qui ci sono competitor importanti e anche qui ho voluto mostrarvi quanto hanno raccolto queste due aziende, una 16 milioni e l'altra 4 milioni nei rispettivi serie A. Questo perché si ricollega alla considerazione che facevo prima. Ed è più difficile per noi aziende italiane, nonostante i numeri e nonostante le crescite, avere questo tipo di iniezioni che facilitano la velocità di crescita, ecco, e quindi anche l'internazionalizzazione delle stesse. Slide dopo. E questa si collega un po' a quello che vi dicevo. Qua vi volevo riassumere un po' la nostra storia lato fundraising, no? Abbiamo fatto il tipico seed a gennaio del 2019, quando ancora fatturavamo veramente poco, perché fatturavamo 9.000 euro al mese. E lì ci sono stati dei fondi, tra cui appunto il Venture, che ha creduto in quello che facevamo, ha creduto nel team, ha creduto in me e ci hanno dato le risorse per poter crescere. A un anno e mezzo di distanza, quei 9.000 euro al mese sono diventati 76.000 e adesso, proprio una settimana fa, abbiamo aperto il nostro Series A, sperando ovviamente che le metriche che portiamo, le nostre competenze, possano piacere agli investitori, perché ovviamente è fondamentale che se uno vuole andare a creare un caso di successo non solo in Italia ma anche a livello internazionale, ci sia poi
la disponibilità da parte dei fondi di finanziare questo tipo di progetti. E per cui adesso noi siamo in questa fase di fundraising molto importante e speriamo appunto di poter continuare la nostra crescita. Grazie mille. Grazie Francesco, estremamente interessante, tra l'altro molti stimoli anche per la tavola rotonda, mi piacerebbe riprendere molte cose che sono state dette alla luce del dialogo che ci sarà poi fra venture capital e investitori istituzionali. Ti ringrazio molto, passiamo un lievissimo ritardo, però insomma in qualche modo cercheremo di recuperarlo, chiedo appunto ai prossimi due relatori di rimanere dentro i 10 minuti. E darei la parola subito a Chiara Russo, che è Chief Executive Officer di CodeMotion, che è una società di cui è co-founder, è CEO e co-founder, ed è una piattaforma multichannel che supporta la crescita professionale degli sviluppatori. Mi sembra di capire, Chiara, un po' dalla tua short bio che hai associato una passione a una capacità, a una conoscenza tecnica, nel senso che hai un background di informatica e di esperta di IT, e però allo stesso tempo appunto sei riuscita, come poche volte succede, di associare, come dire, una passione a un lavoro, il che è già un bellissimo valore aggiunto. E, niente, io ti lascerei la parola e prego. Grazie mille, buonasera a tutti, grazie mille per avermi invitata a raccontare appunto la storia di CodeMotion e gli step che abbiamo fatto. Allora, anch'io ho una presentazione, quindi vi chiederei di proiettare dalla prima slide. CodeMotion è una, già la prossima slide va bene? CodeMotion è una piattaforma multicanale che combina servizi online e offline, anche se ovviamente adesso praticamente solo online, per supportare da un lato la crescita professionale degli sviluppatori software e dall'altro aiutare le aziende ad ingaggiare sviluppatori. Quali sono i problemi che risolviamo? Due, da un lato sviluppatori, gli sviluppatori proprio per il loro ruolo hanno sempre bisogno di essere aggiornati sulle nuove tecnologie, al passo con i tempi, e quindi hanno bisogno di un punto di riferimento trusted per non perdere tempo anche nella ricerca di contenuti online. Dall'altro abbiamo le aziende che cercano sviluppatori, oggi la figura dello sviluppatore è una delle più richieste sul mercato, in Europa abbiamo uno skills shortage di più di 1 milione di posizioni vacanti, e quindi diciamo è molto difficile trovare sviluppatori, e in più quando le aziende li trovano spesso non sanno neanche comunicare nel modo corretto con gli sviluppatori. Anche aziende che vogliono promuovere tecnologie agli sviluppatori hanno spesso il problema di come parlare con gli sviluppatori. Quindi noi in questo senso risolviamo da un lato il problema degli sviluppatori aiutandoli appunto a crescere professionalmente e dall'altro quello delle aziende aiutando ad ingaggiare gli sviluppatori. Dove siamo oggi? Possiamo andare alla prossima slide. Oggi CodeMotion è presente in 4 paesi, siamo nati a Roma, oggi siamo presenti in Italia, Spagna, Olanda e Germania, con un network internazionale di più di 500.000 sviluppatori e siamo un punto di riferimento per più di 300 clienti, tra cui qui vedete solo alcuni dei nostri clienti principali, quindi a livello internazionale siamo un punto di riferimento per numerose aziende, anche grandi aziende. Il business di CodeMotion è nato da un hobby, in realtà da una passione, ed è nato da servizi offline, quindi da una community offline di sviluppatori, da grandi conferenze, che sono un po' il punto di riferimento per gli sviluppatori a livello europeo, e da formazione offline. Nel 2019 abbiamo avviato il percorso per lanciare una piattaforma online che fosse vicina alla nostra community di sviluppatori tutti i giorni e non più soltanto in relazione ai grandi eventi. Dico oggi anche per fortuna, perché ovviamente quest'anno per noi è stato un anno molto complicato, perché con la crisi che c'è stata tutte le attività offline abbiamo dovuto ripensarle, e quindi diciamo, volendo vedere il lato positivo, questa situazione per noi è stata l'opportunità di accelerare diciamo la transizione verso i servizi online, realizzando in 3 mesi quello che avevamo a piano di realizzare in più di un anno,
E quindi chiuderemo poi quest'anno con un per 4 sul fatturato dei servizi online, quindi 1,6 milioni di fatturato su tutti i nuovi servizi. Perché la nostra piattaforma funziona? Perché gli sviluppatori amano CodeMotion, diciamo nella slide dopo c'è giusto una foto. Perché gli sviluppatori amano CodeMotion e perché amano CodeMotion? Questo si vede nella slide successiva, perché offriamo loro un unico percorso di crescita professionale. Basato su contenuti di qualità, su opportunità di networking, opportunità di formazione, dal giorno in cui scrivono la prima linea di codice a quando diventano top influencer. E grazie anche ad un approccio bottom-up community driven, quindi noi facciamo scegliere ai developer i contenuti, facciamo scegliere ai developer stessi le attività di formazione che devono essere sulla nostra piattaforma. Quindi i developer sono i veri protagonisti all'interno della piattaforma CodeMotion. Per le aziende, dall'altro lato, alla slide successiva, rappresentiamo uno unique gateway verso gli sviluppatori. Quindi, grazie a noi hanno l'opportunità di contattare gli sviluppatori, di parlare con gli sviluppatori, capire come parlare con gli sviluppatori e di entrare in contatto con la nostra community perché è la più importante community di sviluppatori in Europa. Con che servizi li supportiamo? Allora, da un lato con percorsi di contenuti brandizzati, oggi ovviamente parlo prevalentemente dei servizi online, quindi contenuti brandizzati sulla nostra piattaforma, quindi eventi live, percorsi di formazione brandizzati, piuttosto che grandi conferenze live o webinar. Attività di employer branding, sempre sulla nostra piattaforma per far conoscere l'azienda agli sviluppatori, piuttosto che servizi di supporto all'hiring, come ad esempio le coding competition, quindi prodotti che permettono alle aziende di testare gli skills tecnici degli sviluppatori senza dover ingaggiare persone del loro team tecnico, ma con un sistema automatico sulla nostra piattaforma possono avere delle shortlist finalizzate poi alla successiva assunzione. E dall'altro lato supportiamo anche le aziende con la formazione dei loro team tecnici, quindi la parte di formazione. La parte offline adesso l'ho messa piccola perché ovviamente anche se siamo nati da grandi conferenze, oggi le conferenze sono diventate tutte online. E quindi diciamo siamo focalizzati prevalentemente su tutta la parte di business e servizi online. Come vi dicevo, siamo nati nel 2013 partendo da un hobby, da una passione. Io e la mia co-founder Mara abbiamo iniziato a organizzare una piccola conferenza a Roma per sviluppatori software perché volevamo creare un'opportunità unica di confronto e condivisione legati ai temi della tecnologia senza una forte influenza delle grandi aziende, quindi con un contenuto di qualità scelto dagli sviluppatori stessi. Abbiamo iniziato a farlo per hobby, lavorando di notte e weekend per passione perché ci credevamo. Io, come diceva nell'introduzione, sono un ingegnere informatico, quindi lo facevo un po' anche per me e perché avevo individuato questo need nel campo dello sviluppo software. L'hobby è cresciuto molto lavorandoci notte e weekend, dopo 4 anni è un po' esploso in mano, la nostra conferenza è diventata un punto di riferimento a livello europeo, ci hanno chiesto di replicare il format all'estero e lì abbiamo analizzato l'opportunità di business e abbiamo scelto di lasciare il lavoro e di lanciarci nell'avventura della startup CodeMotion. L'abbiamo fatto con un micro seed investment di El Venture Group che ci ha sostenuto appunto dall'inizio, anzi da prima ancora che CodeMotion fosse una reale startup. E i primi anni abbiamo lavorato moltissimo sul far crescere la nostra community e soprattutto anche l'internazionalizzazione di quello che stavamo facendo prevalentemente all'inizio a livello italiano. Nel 2017 abbiamo iniziato a ragionare a quello che voleva essere un po' il futuro di CodeMotion e quindi essere vicini agli sviluppatori tutti i giorni con quella che potesse diventare una piattaforma appunto online e quindi a fine 2017 abbiamo chiuso il nostro seed investment di 1,5 milioni con Primo Miglio come Barcamper Venture come lead investor, Invitalia Venture, quindi oggi CDP Venture e El Venture Group. Questo investimento ci ha permesso di avviare la fase di scale up, quindi assumere il management team. Nel frattempo l'azienda stava crescendo sia in termini di fatturato ma anche in termini di dimensione del team, quindi la necessità anche di assumere dei manager all'interno dell'azienda, non più essere solo io e Mara che gestivamo tutto, quindi strutturarci e lavorare per lo sviluppo della piattaforma che abbiamo lanciato, come dicevo, nel 2019.
Il 1 aprile di quest'anno abbiamo chiuso un Series A di 6 milioni, finalizzato proprio a scalare tutta la parte online dei servizi di CodeMotion e finalizzata alla crescita internazionale del nostro business, con l'obiettivo di raggiungere una leadership europea per il 2022. Quindi questo, diciamo, abbiamo raccolto circa 7 milioni e mezzo ad oggi. Poi mi piace vedere CodeMotion non solo come, diciamo, sull'aspetto di business, ma anche sull'impatto che può avere, visto che oggi lo sviluppatore è sicuramente una figura protagonista. Oggi tutto è basato sulla tecnologia e quindi chi scrive il software è un po' il protagonista dell'innovazione. Quindi le attività di formazione che facciamo hanno comunque un impatto importante a livello proprio di impatto sociale anche. Siamo nati dalla parte di piattaforma di formazione da junior developer a senior developer, quindi percorsi di formazione per chi è già sviluppatore, e poi negli ultimi 2 anni abbiamo aggiunto anche la parte di formazione per chi non è sviluppatore e vuole diventare sviluppatore, quindi coding bootcamp per diventare da zero a junior developer. Per darvi un'idea di numeri, abbiamo formato più di 30.000 persone nei nostri percorsi di formazione a livello europeo. E poi abbiamo anche aggiunto, questo fin dall'inizio perché era un progetto in cui credevamo tantissimo, la scuola di tecnologia per bambini e ragazzi per avvicinare anche i più giovani al mondo della tecnologia. Nell'intervento di apertura appunto si diceva che il 65% dei ragazzi che oggi frequentano medie elementari faranno un lavoro che oggi non esiste, ma sicuramente sarà un lavoro che avrà tecnologia all'interno, che sarà basato sulla tecnologia, e quindi il nostro obiettivo è quello di avvicinare i ragazzi a diventare creatori di tecnologia e non semplici utilizzatori passivi, che oltretutto è anche un'importante palestra di logica per loro, visto l'importanza del coding nello sviluppo del pensiero computazionale. E su questo progetto abbiamo formato più di 52.000 bambini e ragazzi che hanno frequentato i nostri laboratori di avvicinamento alla tecnologia. Quindi spero di aver fatto un po' recuperare il ritardo. Questo è CodeMotion e grazie mille. Chiedo a Giovanni Venturini, a cui do subito la parola. Giovanni è CEO e fondatore di Agrois Technologies. Giovanni è un ingegnere gestionale con una lunga esperienza internazionale. È negli Stati Uniti, se non sbaglio, appunto, che viene fondata, anzi cofondata insieme al professor Roberto Crea, questa società Agrois Technologies, che si occupa di sviluppo di biomateriali per l'industria. Quindi a te la parola, Giovanni. Non sentiamo l'audio, forse c'è un problema di microfono. Ora sentiamo. Ok, mi sentite bene? Ok, perfetto. Ottimo. Chiederei gentilmente di poter vedere le slide anche io. Agrois Technologies, di cui sono appunto il CEO e fondatore, nasce nel 2011, quindi diversi anni fa. Quindi chiamarci ancora startup capisco, non sia molto, molto corretto per i canoni tradizionali che conosciamo del settore, soprattutto software. Ma noi operiamo in un settore che richiede sicuramente un po' di tempo per raggiungere certi obiettivi. Potete gentilmente andare sulla prossima slide. E in questo abbiamo avuto, devo dire, il supporto paziente di 3 fondi di venture capital italiani. InnoGest, credo che Claudio Giuliano sia presente, Italian Angels for Growth e X Capital. Quindi 3 fondi di VC sono stati poi affiancati 3 anni fa da una società di Singapore, formata dal fondo sovrano di Singapore, Temasek, Tata dall'India e Toyota dal Giappone. E diciamo, questi soggetti ci hanno dato le risorse circa ad oggi più di 3 milioni e mezzo per sviluppare le nostre tecnologie. Come a volte accade, siamo partiti con un'idea e nella strada facendo l'abbiamo cambiata. In realtà dovevamo appunto riuscire a convertire le proteine ottenute da una coltura, da una pianta non alimentare, in un mangime. E ci siamo trovati, diciamo, aver sviluppato una tecnologia
che però effettivamente forse non corrispondeva perfettamente ad un bisogno, e inoltre la parte regolatoria era sicuramente molto complessa. Riuscire a trasformare qualche cosa che non è alimentare in qualche cosa che invece è alimentare presenta sicuramente delle grandi difficoltà dal punto di vista regolatorio. E fortunatamente, circa 3 anni e mezzo fa, quando eravamo quasi in un momento quasi per mollare, devo dire la verità, abbiamo iniziato a investigare applicazioni differenti, cioè l'utilizzo quindi di questi materiali vegetali, semi oleaginosi, in ambiti industriali. E siamo stati fortunati, forse anche abbastanza bravi, nel riuscire a identificare come il settore delle resine, delle colle fondamentalmente, fosse alla ricerca di soluzioni differenti rispetto a quelle attuali. La slide successiva, gentilmente. Ecco, ci focalizziamo soprattutto su questa opportunità. La formaldeide è una sostanza chimica che è stata riclassificata più volte e oggi è considerata carcinogenica, quindi è tossica per l'uomo. E di questa sostanza se ne consumano delle quantità enormi a livello mondiale e la principale applicazione è appunto quella della, in combinazione con l'urea, per la produzione di colle con cui vengono realizzati diversi prodotti, soprattutto i pannelli legnosi, le cucine, i nostri armadi, ok? Sono incollati, quindi è legno incollato con questa resina a base di formaldeide. Dal 2008 fino a quest'anno c'è stato appunto questo progressivo inasprimento delle emissioni di formaldeide da questi prodotti. E dal 1º gennaio in Germania si è mossa volontariamente rispetto alla Comunità Europea per inasprire e ridurre ulteriormente le emissioni consentite di questa sostanza dal settore, quindi dall'applicazione dei pannelli legnosi. IKEA anch'essa si è mossa, diciamo, quasi simultaneamente alla Germania per venire incontro comunque ad un desiderio da parte del consumatore di prodotti, diciamo, più sicuri ed eco-friendly. Il problema essenziale è che per sostituire la formaldeide le resine attualmente in commercio non sono riuscito a farlo, non sono riuscito a ottenere questo risultato sinora, soprattutto per motivi di costi, a dire il vero, perché la formaldeide è anche abbastanza economica come sostanza e quindi è molto, molto complicato da raggiungere come obiettivo. E le altre tecnologie che sino ad oggi hanno provato a risolvere questo problema sono delle modifiche impiantistiche, sono linee industriali importanti. Immaginate, sono delle presse continue lunghe 70 metri che producono in continuo questi pannelli legnosi. E alcune delle tecnologie attualmente disponibili richiedono delle modifiche che sarebbero appunto molto, molto onerose da un punto di vista di investimento. E in altri casi sono comunque basati su prodotti alimentari e questo crea comunque delle difficoltà da un punto di vista di sostenibilità. Si può passare alla slide successiva, grazie. Ecco, la nostra tecnologia che siamo riusciti a mettere a punto negli ultimi 2 anni e mezzo, diciamo, è basata su una tecnica che abbiamo messo a punto di bioemulsificazione di semi oleaginosi e un prepolimero. Abbiamo tre patent applications che coprono questa tecnologia e l'aspetto chiave sicuramente è che risulta essere competitiva con le formulazioni tradizionali a base di formaldeide che sono utilizzate oggi in Europa negli Stati Uniti oppure in Germania. Questa tecnologia l'abbiamo validata a livello commerciale ormai con alcuni clienti. Nell'ambito della produzione di tre tipologie di prodotti. Uno è il truciolare, il particle board, che è il tipico pannello che viene utilizzato nelle cucine o negli armadi, quindi
quindi sono particelle di legno incollate. Solitamente, per darvi un'idea, prima parlavamo di 380 milioni di metri cubi all'anno che vengono prodotti con questi, diciamo, di pannelli. Il particle board è considerato un po' il re dei pannelli, è quello. È il prodotto più, diciamo, generato in maggior quantità. E solitamente per una cucina ci vuole all'incirca 1 metro cubo. Quindi fate questa considerazione, e in ogni cucina, quindi in ogni metro cubo, parliamo circa di 60 kg di colla, che quindi è una quantità notevole, diciamo, di resina che finisce comunque nelle cucine e nelle nostre case. L'altra applicazione è quella dei pallet blocks, quindi i pallet con cui viene trasportata solitamente la merce, hanno dei piedini, e questi piedini possono essere appunto realizzati con il legno riciclato, e anch'esso viene incollato con la formaldeide. Siamo riusciti appunto in questo ambito applicativo, e poi nell'OSB, che invece è Oriented Strand Board. È un tipo di pannello che forse avete visto nella cantieristica, viene spesso messo appunto fuori a protezione dei cantieri, o viene utilizzato per la costruzione nel settore edilizio, soprattutto negli Stati Uniti. Ecco che siamo competitivi da un punto di vista di costo della resina. Il nostro business model prevede quindi la licenza della tecnologia, insieme, diciamo, al supporto tecnico per mettere a punto la linea produttiva della resina, ma che è piuttosto semplice, e appunto la licenza a cui viene corrisposta una royalty, e questa royalty viene calcolata su ogni metro cubo di pannello prodotto, e all'incirca parliamo di una royalty tra i 2 e i 4 euro a metro cubo. Quindi fondamentalmente il ragionamento di base è che per avere una cucina, come dicevo prima, che viene realizzata con 1 metro cubo, quindi diciamo il nostro margine è circa 2 euro per ogni cucina, ecco, per semplificare un po' il ragionamento. E, da un punto di vista diciamo ambientale, invece, possiamo muoverci sull'altra slide. Abbiamo effettuato alcune valutazioni con 4 clienti. Diciamo, uno è Saibe, che è un produttore di trucciolare in Lombardia, che fornisce cucine di alto livello in Italia. Abbiamo visto che è stato possibile ridurre in maniera significativa, cioè non solo la formaldeide, ma a partire proprio dalla CO2, quindi riuscendo a ridurre l'emissione di, diciamo, la CO2 equivalente associata ad ogni metro cubo da circa 200 kg a 80 kg. Quindi siamo riusciti a ridurre del 60% le emissioni di CO2 associate al metro cubo di pannello. Nel caso di IPAN, invece, sono i blocchetti dei pallet. Anche in questo caso abbiamo avuto una riduzione importante, e anche nel caso di EcoBlox, che è un produttore di OSB. Per quanto riguarda IKEA, abbiamo condotto una serie di test, per ora ancora a livello di laboratorio, in Polonia. Se non fosse stato, diciamo, per il Covid, avremmo già realizzato probabilmente dei test industriali, ma non abbiamo avuto la possibilità in questi mesi di poter eseguire questi test appunto in Polonia, dove hanno alcune fabbriche. Però anche in quel caso abbiamo, a livello di laboratorio, valutato e analizzato la riduzione appunto di CO2 equivalente. In generale, il vantaggio ambientale della nostra tecnologia non si riduce solamente alla CO2, ma anche in generale al consumo di sostanze sintetiche, chimiche, che anch'esse vengono ridotte in maniera molto significativa. Ok? E questo è dovuto grazie a un quantitativo minore di resina che dobbiamo utilizzare nella produzione del pannello. E infine, per quanto riguarda la formaldeide, è interessante capire che i produttori italiani di trucciolare si trovano in una sorta di paradosso, perché sono molto virtuosi da un punto di vista ambientale, in quanto utilizzano, primi al mondo,
il legno riciclato. I pannellieri, i produttori di pannello italiani sono campioni nel riciclo e quindi realizzano dei pannelli con legno riciclato. Il problema qual è? È che per poter ottenere delle emissioni molto basse, in questo caso, è necessario non solo utilizzare una resina che non ha formaldeide di ripartenza, ma in qualche modo che riesca addirittura a catturare le emissioni di formaldeide derivanti dal legno stesso, dal legno riciclato stesso, cioè dal legno che è stato impregnato di formaldeide negli anni precedenti, nelle lavorazioni precedenti. Ecco, siamo riusciti anche a mettere a punto una tecnologia appunto che riesce a compensare anche la formaldeide generata dalle vite precedenti del legno riciclato. E quindi insomma di questo è una cosa molto, molto importante. Avrei concluso, ho alcuni video ma non credo che ci sia tempo per poterli vedere. Ad ogni modo sono sicuramente molto grato per questa opportunità e devo dire degli spunti anche interessanti nelle presentazioni precedenti e mi auguro di poter procedere con il dialogo. Grazie a tutti. Grazie a Giovanni Venturini. Io passo direttamente e velocemente alla tavola rotonda, cercheremo di recuperare qualche minuto, però ne valeva la pena, insomma, sono tutte state esperienze estremamente interessanti. Allora, alla tavola rotonda noi abbiamo tre organizzazioni di venture capital e tre investitori istituzionali, cercheremo diciamo di alternare la voce di questi i nostri ospiti ovviamente che tratteranno il tema dal loro punto di vista. Passo subito a dare la parola a Maurizio Agazzi. Maurizio Agazzi, oltre a essere direttore generale del Fondo Cometa, io credo che sia una delle persone in Italia che conosce meglio la finanza sostenibile perché l'ha come dire, praticata fin dall'inizio. Ricordo anche con grande piacere che Maurizio Agazzi è stato anche il presidente del Forum per la Finanza Sostenibile, insomma, di questo siamo molto, molto felici. A Maurizio, io vorrei chiedere dal suo punto di vista come trova il mercato delle start-up e dell'innovazione, cioè se ti sembra un mercato interessante e soprattutto quali sono secondo te Maurizio i punti di forza e i punti di debolezza. Prima Stefania ha citato i problemi di diversificazione del portafoglio, insomma si tratta di un tema non facilissima soluzione. Io ti darei la parola, do solamente una regola d'ingaggio, vi proporrei una formula 7 più 3, cioè 7 minuti nel primo intervento e 3 nel secondo intervento, vi farò due domande, una per giro e quindi Maurizio, a te la parola. Grazie, inutile dire che è sempre un piacere, non è tempo sprecato quello che si impiega a ringraziare, a salutare chi ti invita, a salutare in modo particolare Emilio e Stefania, a cui io auguro di tornare presto a casa, insomma, cioè, ricordo anch'io con lei i tempi al forum, quindi è bene che i cervelli vadano all'estero, ma che poi tornino anche in Italia. E non solo per nazionalismo, ma perché avete affrontato e stiamo affrontando un tema centrale, che mi porta a una sorta di schizofrenia tra quello che io penso e quello che rappresento. Siccome al forum ho imparato, anche grazie a Francesco, in questi anni, da quando ci siamo conosciuti, due concetti, la concretezza e la materialità, mi sembra inutile dar spazio al Maurizio etico, fra virgolette, nel senso ammesso che si possa usare la parola, e vorrei dare un po' di spazio e usare questo tempo invece al Maurizio istituzionale che deve occuparsi di investire soldi di lavoratori metalmeccanici che sicuramente potrebbero approcciarsi al tema come i latifondisti o i contadini del 1800 quando vedevano le macchine che venivano a falciare il grano e che si vedono probabilmente affascinati se pensano ai loro figli o ai figli dei loro figli
come potenziali utilizzatori della tecnologia, ma sicuramente come contadini con in mano la falce che vengono soppiantati dalle nuove tecnologie. Allora, l'innovazione non va combattuta, l'innovazione va governata. La sostenibilità nell'innovazione è sicuramente un elemento che ci consente di governare questa cosa. Quindi faccio più fatica però a pensare, e in questo ringrazio in modo particolare Stefania per la sua lucida testimonianza, a un intervento diretto da parte di un fondo pensione che mette i propri risparmi previdenziali in un investimento che ha due caratteristiche. Una, lo ricordava Stefania, l'insuccesso non è un insuccesso ma un'occasione per migliorare, però l'insuccesso pesa per il 90% spesso degli investimenti. Due, che ha una dimensione che mal si coniuga in termini di investimenti su singolo singola azione di venture capital, che mal si coniuga con quella che è la struttura che un fondo pensione deve mettere in campo per poter affrontare questo tema. Allora io credo che noi non possiamo opporci all'innovazione, dobbiamo stimolare gli investimenti nell'innovazione e dobbiamo governare l'innovazione da un punto di vista sostenibile. Non possiamo altrettanto essere investitori diretti di strumenti di venture capital, soprattutto se hanno dimensioni di un certo tipo e necessitano di una capacità di analisi sull'investimento che sfugge agli stessi inventori del venture capital. Allora io trovo che ci siano due percorsi non necessariamente in contraddizione. Uno l'ha disegnato Stefania ancora prima, e la ringrazio ancora, i fondi di fondi che raggiungono una certa dimensione, fondi di fondi che devono essere sostenuti dallo Stato, nel senso che non può esserci un lasciare al solito soggetto che si deve occupare attraverso il TFR di costruire una pensione che non c'è, anche un rischio di impresa, anche il sostegno all'economia. Ultimamente sono un po' reazionario a quelli che mi dicono che l'economia italiana ha bisogno degli investimenti e dei fondi. Rispondo: ma i fondi hanno bisogno di investire nell'economia italiana o nell'economia in generale? Deve coniugarsi questa cosa, deve essere un patto reciproco, e quindi ci deve essere un intervento anche dello Stato, che non significa semplicemente garanzie, perché le garanzie poi costano e deprimono il rendimento, ma che devono anche portare a incentivi fiscali che possono fare questo. L'altro percorso, lo ricordava ancora, veniva ricordato nelle presentazioni precedenti, le grandi aziende non hanno la possibilità di fare innovazione, di studiare startup e tutto il resto, finanziano altre cose. Allora si può anche investire indirettamente, cioè investire e sostenere quelle società grandi che aiutano l'innovazione, che investono nell'innovazione, purché abbiano al loro interno criteri di sostenibilità nella scelta degli investimenti. Ricordo e chiudo che qualche anno fa facemmo un'iniziativa di engagement, la prima come fondi pensioni italiani, nei confronti delle banche, su come le banche tenevano in considerazione il fattore climatico quando andavano a finanziare i progetti. Ecco, la stessa cosa si può fare rispetto all'investimento nelle grandi aziende, in cui è più facile investire, in cui le regole sono anche più semplici da adottare, discriminando l'investimento in queste aziende ai fattori di sostenibilità che gli stessi prendono in considerazione nel momento in cui potenziano l'investimento in piccole start-up o in società di venture capital. Grazie. Grazie Maurizio, molto concreto, e credo che anche il tuo intervento varrà la pena, diciamo, di essere ponderato, anche perché, voglio dire, giustamente tu hai ricordato la concretezza che guida e la razionalità che guida le scelte anche degli investitori sostenibili, anzi direi soprattutto degli investitori sostenibili. Io darei la parola adesso subito a Luigi Capello, che è il Chief Executive Officer di L Venture Capital. Non so se appare l'immagine di... eccoci, eccoci. Ecco Luigi,
quindi diciamo una organizzazione importante che si occupa di venture capital. E a te, Luigi, chiederei invece appunto quali sono le necessità secondo te di una startup che si confronta con un fondo di venture capital. Quindi diciamo una domanda molto ampia a cui ti chiedo di rispondere ovviamente con la giusta sintesi. Prego, prego Luigi. Ah, benissimo, ottimo. Innanzitutto grazie ancora per l'invito, grazie Emilio, grazie Francesco. Allora, innanzitutto due parole su di noi, perché è così meglio posizionarsi. Allora, noi siamo un operatore pre-seed e seed di venture capital, abbiamo un acceleratore che si chiama Luisel Labs, qui investiamo nelle fasi di accelerazione e nelle fasi, diciamo, immediatamente successive. Bene, allora per venire un pochino alla domanda, è chiaro che noi ci rivolgiamo, per cui i nostri, come dire, clienti sono startup che sono appena costituite, che non sono ancora costituite, ecco, ci rivolgiamo a quel gruppo, a quelle migliaia di startup che applicano ogni anno da noi. Per cui noi facciamo due batch, ogni batch ne selezioniamo circa una decina su 400 domande. Per cui i primi elementi possiamo dire che in Italia c'è grande voglia di fare startup. Sta nascendo, diciamo, in maniera sempre più forte questo desiderio. Quali sono un pochino le richieste? Allora, è chiaro che nelle fasi iniziali sicuramente qualcuno ne ha parlato prima di me, si è parlato qualche startup, giustamente ha detto ci sono pochi soldi, per cui la prima richiesta sono un po' i soldi, insomma, avere i primi 50, 100, 200 mila euro che permette alla startup, come dire, di cominciare a esistere, di cominciare a investire nelle tecnologie, nel prodotto, insomma, di cominciare a fare i primi numeri. Ricordo che il nostro programma dura 5 mesi, l'obiettivo è che nell'arco di 5 mesi ci siano dei risultati concreti, in modo tale che poi i venture capital, quelli che vengono dopo di noi, possano investire, appunto, come diceva Stefania, su qualche numero, qualche dato di fatto. Per cui direi, capitali è la prima richiesta. La seconda richiesta molto importante che ci viene fatta è il supporto, perché anche qui parliamo di team deboli, 4-5 persone che cominciano, per cui magari c'è una parte tecnica, una parte di marketing, una parte più invece di finance, per cui un team che comincia a muovere i passi, ha bisogno di assistenza. Con il programma noi incontriamo le startup ogni 2 settimane per fare goal nell'arco di 5 mesi, per cui entro 5 mesi le portiamo agli investitori, così giusto per cronaca il 26 prossimo Ventura abbiamo il Demo Day, dove andiamo a portare le startup all'incontro con gli investitori. E poi direi la terza cosa è un po' un ecosistema. Noi pre-Covid il programma era un programma con una sede a Roma o Milano, oggi è un programma virtuale, però sicuramente notiamo un po' la differenza, perché la tecnologia ci ha permesso di andare avanti, di non interrompere le attività operative, però è chiaro che essere in un posto tutti i giorni in contatto con investitori, qui a Roma Termini abbiamo 9.000 metri quadri, avevamo centinaia di ingressi pre-Covid, oggi è sempre 9.000 metri quadri, ma con molti meno ingressi. Ecco, per cui una startup che ha la fortuna, ha la possibilità di stare qui da noi, ha come dire, possibilità di accedere a quell'ecosistema che gli permette tutti i giorni di confrontarsi e di realizzare l'obiettivo. Ma direi questo è un pochino i punti che ci vengono chiesti dalle startup. Poi è chiaro che nelle fasi successive le richieste sono un po' diverse, magari una parte sicuramente la parte di mentoring, che è molto importante, avere dei business angel, per cui mentor che investono nelle fasi anche iniziali della startup. Ecco, ci sono tutti questi elementi affinché una startup possa, come dire, essere supportata e far sì che noi non abbiamo il 90% ovviamente di startup che chiudono, quelle sono statistiche immagino molto più generali, insomma sono statistiche, il mondo delle startup 9 su 10 è una startup che non va avanti. Però negli acceleratori, per fortuna, facendo un certo tipo di mestiere, abbiamo delle percentuali un po' diverse, al momento le nostre startup che sono, come dire, che non vanno avanti sono il 30%, contiamo però che non... che ci sia tassi di mortalità anche nelle fasi successive, per cui contiamo a un tasso di mortalità intorno al 50%. Ecco, un pochino questo, direi, un pochino il mio intervento si basa su questo. Ecco, un'altra cosa importante che noi operando nelle fasi iniziali, se vogliamo vedere anche l'impatto che abbiamo avuto nelle nostre startup, che oggi sono circa un'ottantina, ne abbiamo in portafoglio,
Ci lavorano oltre 1500 persone, per cui è un dato direi assolutamente interessante, di grande impatto. Si può anche non investire nelle comunità italiane, però qualcuno lo deve fare, quantomeno per pagare i contributi alle casse e pagare anche le tasse. Grazie. Grazie, grazie Luigi. Io darei la parola subito a Gianluca Dettori. Grazie Luigi anche per essere rimasto nei tempi. Chiedo lo stesso anche a Gianluca. Gianluca Dettori è Chief Executive Officer di Primo Miglio, SGR, società di gestione del risparmio, e chiedo ovviamente anche a Gianluca la stessa cosa, cioè qual è dal suo angolo visuale, diciamo, la potenzialità del mercato delle startup e soprattutto nell'approccio con le startup, quali sono, diciamo, le richieste più frequenti e le problematiche che vi vengono poste. Prego, a te la parola, Gianluca. Sì, grazie, buonasera a tutti e grazie dell'invito. Devo dire, le startup hanno bisogno sicuramente di guidance, di supporto. Chi fa l'investitore professionale, chi fa venture, tipicamente ha un'esperienza molto lunga in questo campo qua. Nel caso nostro siamo tre fondatori dell'SGR con 25 anni di esperienza a testa in startup, tutti abbiamo quotato le nostre startup. Io ho raccolto personalmente per la mia società, quando ero imprenditore anni fa, 52 milioni di euro. E quindi diciamo siamo passati a fare venture capital con un'esperienza imprenditoriale alle spalle, anche di successo, abbiamo creato centinaia di posti di lavoro. E quindi diciamo le startup hanno innanzitutto bisogno del supporto per scalare, e quindi il venture capital fornisce non solo dei soldi, fornisce in realtà dei soldi, ma soprattutto il supporto all'imprenditore. Sono investitore insieme alle venture in Codemotion, qui presente, Chiara può essere una testimone, insomma, che il nostro attività va ben al di là dei soldi, dura molti molti anni e siamo al fianco degli imprenditori. Però chiaramente senza i soldi oggi, in un mondo che vede una competizione così globale, specie nei settori della digitalizzazione, è imprescindibile pensare che noi come Italia siamo in grado di generare imprese digitali, software, significative senza i capitali. Spesso le startup non percepiscono questo aspetto, però è fondamentale, perché questi capitali non arrivano da noi venture, noi siamo dei gestori, arrivano dagli investitori istituzionali. E purtroppo questo è l'anello mancante della finanza in Italia, nel senso che non ci sono investitori istituzionali. Il venture capital in Italia è un settore abbastanza giovane, purtroppo ha avuto un momento di esplosione. Io ero presente come imprenditore in quel periodo, tra il 98 e il 2000, si è completamente vaporizzato per 15 anni e 5 anni fa, grazie all'attività, una decina di anni fa, grazie all'attività di gente come noi che sono andati in giro per l'Italia a spiegare ai giovani, ricordo che oggi la disoccupazione giovanile è intorno al 22%, stiamo parlando di 3 milioni di ragazzi in cui abbiamo investito miliardi per la loro formazione, sono i nostri figli, che non trovano un'occupazione, non trovano un'occupazione decente rispetto alle loro aspettative legittime e alla loro capacità assolutamente, diciamo, in linea con il resto del mondo. Eppure gli investitori istituzionali non sembrano credere in questo settore. D'altra parte è un settore che ha una storia recente e quindi non ha ancora, come si dice nel nostro mondo, un track record. In fondo un investitore, una volta che come operatore di venture capital il tuo track record è in grado di investire con più, diciamo, contezza, nel senso che il venture capital è una asset class che ha dei rendimenti importanti per i venture capital che performano. Mi premeva citare una statistica di Stefania che ha fatto una bellissima introduzione prima. Quando si dice che il 95% delle startup falliscono, si parla di, diciamo, del database delle startup in generale, cioè di quelle che non arrivano neanche agli investitori. Gli investitori professionali come noi fanno un filtro proprio su questa cosa, per esempio nei nostri portafogli il failure rate è del 50%. Detto questo non basta, perché il venture capital si occupa di trovare dei business scalabili, quindi imprese che nell'arco di 10 anni possono diventare molto significative, intercettando i cambi nel mercato. Ora, mi interessava cercare di fare il punto, di ragionare come mai gli investitori istituzionali sono assenti da questo campo. Io credo che abbiamo avuto
prima la presentazione di Cometa, che è uno dei più importanti fondi pensione in Italia, che fondamentalmente da un punto di vista istituzionale non ritiene questo un campo, diciamo, di interesse. Allora, è chiaro che noi dobbiamo, come venture, il nostro sforzo, il nostro lavoro, per fortuna troviamo anche degli investitori, abbiamo anche un fondo pensione, anzi una cassa previdenziale tra gli investitori di un fondo che abbiamo recentemente lanciato in campo spaziale, e abbiamo tra gli investitori anche HD, tra l'altro, insomma, che è qui presente, quindi diciamo per fortuna ce ne sono. Però diciamo ci sono diversi temi, c'è il tema della liquidità da un punto di vista dell'investitore istituzionale, c'è il tema del rischio, c'è il tema del rendimento, però ci sono anche altri temi, c'è un tema, diciamo, innanzitutto di diversificazione dei portafogli. Penso che il Covid sia stato un esempio eclatante di come avere un portafoglio di investimenti diversificato consente di superare le crisi che regolarmente colpiranno la nostra società, tra l'altro in maniera sempre più forte, ormai visto appunto la globalizzazione, e la diversificazione è una chiave. Nel nostro portafoglio, durante il pieno del Covid, abbiamo visto sicuramente alcune società affrontare delle difficoltà, però abbiamo visto altre società letteralmente esplodere perché grazie al digitale avevano un'offerta che intercettava le necessità dei consumatori. Noi abbiamo un portafoglio Cortilia è una società che quest'anno chiuderà con 30 milioni di fatturato, circa il raddoppio sull'anno prima, e probabilmente nel 2021 farà un altro raddoppio verso i 50-60 milioni. Una realtà imprenditoriale nata 7 anni fa con un investimento da parte nostra di 250 mila euro, che probabilmente di questi tempi viaggia intorno al valore di 100 milioni. Siamo entrati negli anni in diversi round, l'ultimo a una valutazione di 15. Saremo in grado probabilmente di portare un rendimento di 10-20 volte ai nostri sottoscrittori solo su quella partecipata, probabilmente compensando le società che invece non ce la faranno. Di questi tempi i rendimenti degli strumenti finanziari che non producono una ricchezza reale, ma investono su obbligazioni, su obbligazioni pubbliche, su azionario, sono soldi che, come dire, sicuramente hanno un peso sull'economia, ma non incidono su alcuni temi fondamentali, la creazione di nuove imprese. E oggi le nuove imprese sono tutte basate sulla tecnologia. Non è immaginabile che nei prossimi 30 anni qualunque nuova impresa che nasca non abbia una forte componente tecnologica. La crisi del sistema economico italiano in parte è collegata a questo aspetto. Il fatto di essere così indietro sulla digitalizzazione porta le imprese, incluse quelle metalmeccaniche che producono l'automobile, incluse le filiere che stanno dietro a questi settori fondamentali, a essere meno competitive rispetto a tutti i loro competitor esteri. Quindi c'è un tema di competitività del sistema, c'è un tema di allocare un portafoglio di rischio anche su asset class come queste, che vanno dritte sull'economia reale, nella formazione di nuove imprese, nuove occupazione, nuovi lavoratori che pagheranno nuovi contributi, imposte, e che con il loro indotto, diciamo, terranno in piedi l'economia. È una cosa, è un miracolo che è successo negli ultimi 10 anni. Io vorrei, come dire, dire questa cosa qua, perché secondo me non viene mai detta a sufficienza sui media italiani. È un miracolo che oggi ci siano decine di migliaia di start-up fondate da giovani in Italia che ancora credono che in questo paese si possa creare delle aziende altamente competitive a livello tecnologico internazionale. È un miracolo che in qualche maniera dobbiamo alimentare trasformandolo in una vera realtà, cioè nella nuova generazione di imprese che ricreeranno l'economia, il dinamismo sociale fondamentali per il nostro sistema. Ora, i fondi pensione negli Stati Uniti investono circa l'1,3% dei loro asset in venture capital, quindi una diversificazione che, come dire, stiamo parlando di 1%. È chiaro che la missione prima di un fondo, di un investitore istituzionale, è di portare avanti per i propri stakeholder il valore del patrimonio nei 30-40 anni successivi, ma proprio questa caratteristica di avere un obiettivo temporale di 30-40 anni fa di questi investitori la vera chiave dell'innovazione nei mercati avanzati, perché così come noi facciamo un portafoglio di startup, e la cosa che volevo dire a Stefania, un portafoglio di startup è diverso dall'investire in una startup, è proprio nella creazione del portafoglio che sta il valore del gestore. Alla stessa maniera un portafoglio di venture capital, cioè una allocazione strategica nel venture capital, consente a un istituzionale di bilanciare rischio e rendimento, essere più resiliente, essere più diversificato. E lasciatemi dire,
c'è anche un altro aspetto che fare degli investimenti che rientrano in una missione. Tutti gli investitori di venture capital istituzionali che hanno investito nel nostro fondo hanno una missione, oltre a quella del rendimento, a cui puntano. Quindi puntano a fare un rendimento a due cifre, questo noi dobbiamo portare ai sottoscrittori, però puntano anche a incidere in qualche maniera sul rendimento sociale del loro investimento. In un momento, tra l'altro, appunto, in cui la finanza offre dei rendimenti che, se va bene, sono qualche punto percentuale, ma nella migliore delle ipotesi in genere sono vicini allo zero. E quindi tutti gli asset manager si devono porre il tema del valore negli investimenti che fanno. Ecco, quindi diciamo, anch'io quando mi trovo a parlare con l'istituzionale è un argomento difficile da affrontare, questo per il semplice fatto che appunto 1% di investimento in venture capital non sposterà il rischio rendimento a 30-40 anni di nessun investitore istituzionale. Me l'ha detto chiaramente una cassa previdenziale da 20 miliardi, mi ha detto: guarda lettore, se mi restituisci 5 volte i soldi non mi sposti di una virgola il mio rendimento a 30 anni, se perdo tutto non mi sposti il rendimento a 30 anni. Quindi in linea teorica dovrebbe essere inutile investire in venture capital. Gianluca, ti chiedo, ecco, grazie mille. Grazie a te, hai anticipato. No, non c'è problema, hai anticipato anche una domanda che avrei fatto dopo, quindi magari insomma sei già entrato nel vivo della questione. Io ritengo che il dialogo sia comunque sempre fondamentale e sia anche importante andare a fondo per capire quali possono essere le difficoltà, in un certo senso, no, che si presentano. Quindi occasioni come queste sono molto utili. Allora pregherei veramente di rimanere nei tempi, perché altrimenti non riusciamo a fare il secondo giro, e chiederei a Alessandra Festini, investitore istituzionale a questo punto, Tactical Asset Allocation Manager di Cassa Forense, una delle casse di previdenza più importanti del nostro paese, come vede la situazione, cioè come vede da un lato il mercato dell'innovazione e dall'altro, diciamo, un po' i temi che ha sollevato anche Gianluca e anche Maurizio prima, insomma, qual è il tuo punto di vista, dal tuo angolo visuale? Prego Alessandro. Buonasera, intanto grazie dell'invito. Sicuramente i temi che sono stati sollevati dall'intervento precedente di Gianluca sono dei temi fondamentali su cui infatti volevo puntare l'attenzione. Cassa Forense è un fondo di previdenza e come tale ha un obbligo nei confronti dei propri iscritti, cioè quello di avere una sostenibilità a 30 anni, avere una sostenibilità nel lungo termine. Dobbiamo pagare le pensioni a tutti. Per questo ovviamente abbiamo un nostro piano, un asset liability management, un asset allocation strategica, ed è proprio questa asset allocation strategica che ci impone un target di rendimento, anzi viene costruita sulla base di un target di rendimento definito nell'asset liability management. Questa asset allocation strategica comprende inevitabilmente da diversi anni ormai un investimento di una buona parte del nostro portafoglio negli strumenti alternativi in generale. Strumenti alternativi per noi sono tutti gli strumenti del private market, esclusa la parte di real estate, che invece è un asset class a parte. Attualmente nella nostra asset allocation strategica è prevista un investimento del 13,1% del 13,5% del nostro patrimonio complessivo, che ammonta a circa 13 miliardi. Non siamo ancora totalmente investiti, anche perché sappiamo bene che gli investimenti nel private market hanno un disallineamento fra l'investimento, il momento dell'investimento o comunque del commitment e il momento dell'investimento, è molto diluito nel tempo. Quindi noi come ente di previdenza abbiamo ricompreso l'asset class private market, private equity, venture capital nel nostro asset allocation. Ma perché? Perché abbiamo questo obiettivo di rendimento che altrimenti non riusciremo a raggiungere, anche in termini di riduzione del rischio del portafoglio, in termini di minore diversificazione del portafoglio, che porta a una minore volatilità. Notoriamente gli investimenti nel private market hanno una volatilità minore rispetto a tutti gli altri strumenti del mercato, che sono proprio soggetti all'andamento del mercato. Ecco, quindi
da un punto di vista strettamente finanziario, sicuramente è un asset class che dobbiamo avere nel nostro portafoglio, cioè che io ritengo che sia necessario, è anche il nostro advisor che comunque redige il nostro asset liability management, la nostra asset allocation strategica, ritiene che noi dobbiamo avere nel nostro portafoglio per raggiungere il rendimento necessario alla sostenibilità del fondo. Dall'altra parte Cassa Forense ha anche diciamo un dovere, diciamo così, nei confronti dei propri iscritti in termini di reputazione, no? Quindi ha proprio per questo motivo, diciamo, ha abbracciato i principi di sostenibilità già da 2 anni con questo progetto che abbiamo chiamato Investment for a Better World. E questo perché? Perché vogliamo gestire più efficacemente i rischi finanziari e incrementare il rendimento del portafoglio, vogliamo rendere il nostro portafoglio più resiliente. Abbiamo si è visto anche in questa crisi pandemica che tutti gli strumenti più sostenibili hanno avuto una maggiore resilienza rispetto a quelli che invece sono più, diciamo, movimentati, diciamo, sono più soggetti sono più liberi, diciamo, non sono vincolati alla sostenibilità. Dobbiamo mitigare il rischio reputazionale e dobbiamo adempiere al dovere fiduciario. Ecco, questi sono degli obiettivi fondamentali per Cassa Forense. Dall'altro lato è chiaro che noi siamo investitori anche nel venture capital, abbiamo, anche se l'1% del nostro patrimonio investito nel venture capital, però abbiamo investito nel venture capital. E quindi è un asset class che consideriamo, non è un asset class che non consideriamo, consideriamo con le opportune cautele. È chiaro che, come nel private market, è necessario trovare, non investiamo direttamente nelle startup, investiamo tramite fondi o fondi di fondi. E questo che vuol dire? Che noi dobbiamo selezionare non tanto la startup, ma dobbiamo selezionare l'asset manager che sia valido, che sia qualificato, che sia trasparente nel fare gli investimenti e nell'individuare quelle che sono le vere idee, le idee nuove che porteranno poi a delle start-up di valore, a delle start-up di successo. Ecco, questo sicuramente è il nostro lavoro, quello che dobbiamo fare qui noi nel selezionare gli asset managers. E dall'altra parte ritengo che il venture capital in Italia non sia così avulso da quella che è il substrato, diciamo, l'economia italiana, no? L'economia italiana si basa su piccole e medie imprese, soprattutto familiari, ok? E queste, da una parte, quindi questo dovrebbe essere anche di stimolo, no, ai giovani che iniziano, che con nuove idee iniziano le start-up, iniziano le nuove società, perché è la base, è il substrato. Tante società familiari sono nate tantissimi anni fa sulla base di un'idea, ok? E allora chi era il finanziatore? La banca, ok? Ora invece no, è il fondo di private equity o il fondo di venture capital che ricerca, che mette in contatto chi ha i soldi con chi invece necessita dei soldi, ok? Allora, detto questo, la nuova idea non ha soltanto bisogno di soldi, secondo me, ha bisogno anche di una gestione manageriale che manca non solo avere i soldi, ma anche come gestirli. Quindi chi è l'esperto di una particolare idea magari non sa come portarla avanti, e questo è un problema, è stato un problema anche di molte aziende già esistenti, quindi il private market, perché il private market è entrato in molte aziende anche con capitale di maggioranza, proprio perché c'era una mancanza, diciamo un vuoto nella capacità dell'azienda di portare avanti una gestione che guardasse oltre, fosse a livello internazionale. Noi non abbiamo grandi aziende a livello internazionale, poche aziende industriali a livello internazionale, mentre negli altri paesi, anche europei, ci sono delle aziende che vanno dappertutto e sono conosciute. Qui invece le aziende non creano
delle fusioni, cioè è difficile che si fondano, è difficile che i gestori facciano entrare, che i proprietari delle aziende facciano entrare capitale esterno. È questo un limite, no? Un limite, ma un limite dovuto al mercato italiano, okay? Che piano piano negli anni sta cambiando, ma è molto molto difficile. Okay? Detto questo, per quanto riguarda, volevo aggiungere soltanto una piccola cosa che riguarda i fondi, cioè entrare nei fondi, sicuramente i fondi di private market o di venture capital hanno dei commitment che per un ente come il nostro sono molto piccoli, se vogliamo, no? Perché con 13 miliardi di patrimonio sicuramente quando abbiamo un commitment di 5 milioni, 10 milioni, per noi è un investimento molto piccolo. Ma dall'altra parte un investimento e costituisce comunque sia a volte anche più del 10% del totale commitment del fondo. Ma questo ci consente dall'altra parte di avere un posto nell'advisory board e quindi di controllare e di intervenire, se vogliamo, nella gestione del fondo e di controllare quello che fa l'asset manager. Questo è molto importante per noi. Noi cerchiamo sempre di avere un contatto interno al fondo, però al fondo. E quindi questo è una cosa, non è un limite per noi, è stato detto che a volte costituisce un limite, per noi invece non è un limite per quanto riguarda il private market, lo potrebbe essere per un fondo quotato sul mercato, ma sicuramente non per il private market. Detto questo, per ora esaurisco l'intervento, grazie. Grazie Alessandra, molto interessante, anche perché voglio dire il mercato degli investitori istituzionali è molto vario, nel senso che le problematiche non sono le stesse, anche se apparentemente c'è un problema comune che è quello di investire nella maniera corretta i propri capitali. E darei la parola a Claudio Giuliano, che è Chief Executive Officer di InnoGest, una società credo piuttosto interessante anche dal punto di vista del coinvolgimento, leggo nella partecipazione diretta al capitale nel settore digitale e medicale. Chiederei per favore a Claudio anche lui l'estrema sintesi, perché così riusciamo anche a fare un piccolo secondo giro, magari un po' ridotto, ma un piccolo secondo giro. Prego Claudio. Sì, credo che la domanda sia sempre quella relativa al... Sempre quella. Cosa necessita una società per svilupparsi e come un fondo di venture capital può dare una mano? Beh, una società come quelle di cui ci occupiamo sono società in forte crescita, tipicamente non hanno raggiunto ancora il break-even, quindi hanno bisogno di capitale. Ma il capitale è solo una parte del fabbisogno. Hanno bisogno di guida e hanno bisogno di supporto. Prima si parlava dell'incidenza della mortalità in queste società, ma perché è abbastanza naturale che quando si vuol fare qualcosa di eccezionale che va a cambiare significativamente un mercato, va a rispondere ad un bisogno che nel passato non è stato risposto, ci sia del rischio. E allora chi si occupa di sviluppare una certa risposta, un certo bisogno, deve innovare, ma deve innovare anche molto velocemente e molto efficacemente. Cioè anche le grandi aziende innovano con i loro tempi, innovano con i loro tassi di efficacia. Le startup devono essere un pochettino come i reparti speciali, no? Non sono un esercito, sono uno SWAT team, sono qualcosa che deve andare estremamente mirato, in maniera estremamente mirata verso un obiettivo e raggiungerlo. Allora, quando questo succede, riescono a fare cose eccezionali. Chi investe può aiutare, e può aiutare perché è un supporto, perché ha visto centinaia di altre imprese come quella in esame fare dei percorsi simili, fare errori simili e quindi cercare di evitare quegli errori, o anche guidare nel recruiting, nel miglioramento del team, appunto nell'andare più rapidamente verso l'obiettivo. Ovviamente per fare questo
questa attività occorre essere estremamente specializzati. L'innovazione, si badi bene, non è basata sulle idee. L'idea è una parte importante, ma è una parte tutto sommato molto ridotta rispetto a quello che è necessario per avere successo. L'innovazione si fa tramite le competenze, che sono competenze manageriali e sono competenze di settore, si fa attraverso l'energia imprenditoriale. E allora, quando anche l'investitore è estremamente focalizzato lui stesso, si riescono a creare, diciamo, dei sistemi molto virtuosi in cui la percentuale, il tasso di successo di operazioni anche molto rischiose può in realtà essere estremamente migliorato e i rischi estremamente mitigati. Noi, per esempio, come SGR siamo specializzati su fondi ultraverticali dove possiamo fare la differenza, con team ultraverticali. Per esempio, abbiamo lanciato un fondo cardiovascolare. Ci sono circa 1000 fondi al mondo che fanno healthcare, ma solo uno che fa cardiovascolare. Ovviamente non è solo l'obiettivo che ci siamo dati, ma anche il team che viene da un percorso imprenditoriale, industriale, molto specializzato, che fa la differenza in questi casi. E la nostra scommessa in operazioni come questa è proprio quello di selezionare molto bene le società che rispondono a un bisogno di cui uno ha conoscenza, avendo competenze da 20 anni nel settore cardiovascolare, dargli una mano, avere tutti gli strumenti di tipo network competenziale e sapere soprattutto poi a chi vendere quell'innovazione, perché si riesce, essendo molto verticali, ad essere a contatto non già con gli acquisitori finali, le Novartis, le Medtronic, le Abbott, ma con il capo del cardiovascolare di Abbott, il capo del cardiovascolare di Medtronic, il capo del cardiovascolare di Novartis e così via. Quindi venture capital è rischioso, ovviamente i ritorni possono essere significativi e ben compensare per il rischio. La scommessa di alcuni investitori come noi è proprio quella, tramite la specializzazione, di ridurre fortemente l'attrition rate, quindi aumentare significativamente il tasso di successo. Anche per essere stato brillantemente nei tempi. Allora io darei per questo ultimo giro la parola a Emilio Pastore, per sapere se appunto vuole integrare sempre anche parte della sua relazione, ma poi rispondere anche un po' a questa domanda, quindi l'approccio di un importante investitore istituzionale al mondo dell'innovazione. Dopodiché vi propongo già un secondo giro flash, però, nel senso che dovrò un po' ridurre i tempi, quindi chiederei un minuto o due di un ritorno della tavola rotonda, per completare un po' le cose che ci siamo detti. Emilio, prego. Grazie Francesco, rimetto un attimo i panni e il cappello dell'investitore per parlare proprio del mercato di venture capital. Innanzitutto fammi prendere qualche parola sul fatto che questo dibattito è veramente, proprio perché è animato, è molto interessante ed era proprio lo scopo dell'evento, far parlare i due mondi mettendo anche sul campo tutte le differenze e le difficoltà. È proprio questo lo scopo e credo che ci stiamo finalmente riuscendo. Beh, innanzitutto il mercato del venture capital italiano ritengo sia molto interessante, lo è diventato molto di più negli ultimi anni a seguito della crisi e della politica dei tassi zero, anzi dei tassi negativi, perché il successo nasce proprio dal fatto che quelli che consideriamo i mercati tradizionali oggi non hanno un granché da offrire. La gran parte dei portafogli degli istituzionali certamente sono fatti di esposizione al fixed income, quindi al mondo obbligazionario, certamente in questi anni questi investimenti hanno dato delle grandissime soddisfazioni.
Guardando però in avanti, piuttosto che quello che si è fatto finora, vediamo un mercato obbligazionario di tassi negativi per la quasi totalità degli investimenti governativi, e mentre invece gli investimenti corporate offrono tassi bassi anche andando sulla yield. Chi segue i mercati primari recentemente può vedere che le nuove emissioni anche a 10 anni di titoli corporate, di titoli anche a yield, offrono poco più dell'1%. Quindi questo è quello che c'è in questo momento, questo è quello che offrono i mercati tradizionali. Necessariamente da investitori istituzionali noi dobbiamo guardare agli investimenti alternativi. Non mi piace neanche chiamarli tanto alternativi, perché sembrano in contrapposizione agli investimenti tradizionali. Io li definirei molto più investimenti complementari, quindi che servono ad occupare quelle quote di portafoglio necessarie alla diversificazione, alla decorrelazione nei portafogli appunto degli investitori istituzionali. Come investitore istituzionale però del venture capital ovviamente devo analizzare i rischi e le opportunità. I rischi sono legati al fatto che sono delle società che hanno meno disclosure, nel senso che è più possibile ottenere, le uniche informazioni che è possibile ottenere si hanno da pochi, da poca documentazione, anche guardando gli stessi bilanci di queste società. In realtà si ragiona molto di più su assumption che non su dati concreti. Lo diceva credo Gianluca, non ci sono dei track record, non si può guardare molto al passato di queste società, quanto soprattutto al futuro e sul loro potenziale basare delle decisioni di investimento. Su credito di queste società, qual è il loro posizionamento nel settore. Altro problema appunto è l'illiquidità dell'investimento, in quanto sono degli investimenti di lungo periodo di cui si perde il controllo, mantenendo ovviamente una fiducia nel management con cui è necessario tenere uno stretto rapporto. Tenere uno stretto rapporto richiede tempo, e questa è un'altra criticità, cioè è un investimento. Avere delle piccole dimensioni negli investimenti, nei portafogli degli istituzionali, richiede comunque molto tempo per analizzare, molto tempo per monitorare. E poi noi siamo una compagnia di assicurazione e il problema principe è l'assorbimento di capitale. Questo genere di investimento richiede circa la metà dell'assorbimento di capitale, e qui ovviamente è una realtà che per ora non si può cambiare, e ovviamente mi appello non ai colleghi ma ovviamente a chi può prendere delle decisioni, soprattutto a livello europeo, perché questo cambi e vengano fuori degli stimoli ad investire, a poter investire di più. Tuttavia, ho finito quindi con la parte rischi, ci sono delle opportunità. Cioè, le opportunità sono legate certamente al fatto di avere dei rendimenti molto molto interessanti, dei ritorni sul capitale molto molto interessanti, oltre al fatto che ovviamente questi investimenti, ripeto, in piccole quantità, in una certa misura possono favorire molto la decorrelazione e la diversificazione, quindi lavorare bene nei portafogli degli istituzionali. È utile anche sottolineare che poi con questi investimenti è possibile fare quello che a molti istituzionali piace fare, cioè impact investing, in quanto il venture capital può avere anche la funzione di introdurre delle best practice, quindi essere estremamente innovativi e allo stesso tempo molto, molto sostenibile e far bene al sistema nella sua interezza. E un altro aspetto molto positivo che solo parzialmente è stato toccato è la possibilità che gli istituzionali con il venture capital sviluppino delle sinergie, cioè delle partnership che portino a delle sinergie, perché le startup sono portatori a volte di quella innovazione, quella tecnologia che a volte manca, e quindi l'investimento può tradursi veramente in qualcosa di più del semplice apporto di capitali, ma veramente anche in una partnership, in una logica win-win. A sua volta l'investitore istituzionale, come diceva anche precedentemente Alessandra, può fornire esperienza, può fornire quindi non solo capitale ma anche esperienza e competenze manageriali, nonché struttura che invece al venture capital occorre. Grazie Emilio, chiarissimo. Io adesso
vi proporrei una secondo giro da 1 o 2 minuti, giusto flash, per cercare di ritornare, diciamo, su quelli che sono i nodi problematici e le eventuali proposte. Dico solamente una cosa, che sono molto d'accordo con Emilio, che questo tipo di incontri siano fondamentali, anche perché ci permettono di avere, come dire, una visione problematica del tema e non celebrativa, per cui a noi interessa parlarne per cercare magari di identificare anche delle piste e delle possibili soluzioni. D'altra parte, non a caso la strategia dell'engagement, quindi tra investitori e aziende investite, va via via aumentando tra le strategie di finanza sostenibile. Quindi voglio dire, questo è un buon auspicio. E Maurizio, a te di nuovo la parola. Sì, me la cavo con 2 battute. La prima è che dialogo vuol dire anche ascoltare, quindi io ho ascoltato anche sintesi che forse non mi rappresentano, non ho mai detto che non mi interessa, e quindi io auspico che al di là delle richieste della difesa delle proprie posizioni, l'ascolto sia proprio ascoltare quelle che sono le problematiche che sono di fronte ad alcuni investimenti. Io non mi sono trovato in contraddizione con la quasi totalità degli interventi. Ribadisco che entriamo in un mondo di complessità, e la complessità deve coniugarsi con professionalità, altrimenti sono discorsi vuoti che mettono a repentaglio anche il risparmio dei lavoratori. Dopodiché, essendo da sempre un fautore della somma tra rendimento finanziario e rendimento sociale, è chiaro che mi interessa molto approfondire l'argomento. Grazie. Allora, grazie a te Maurizio. Tra l'altro, voglio dire, lo dico per conoscenza diretta, il Fondo Cometa è stato uno dei fondi pionieri sulla finanza sostenibile anche quando se ne parlava molto poco. Quindi voglio dire, la propensione all'innovazione e all'ascolto, diciamo, è una caratteristica del fondo dalla sua storia ad oggi. Quindi io credo che ci siano tutte le premesse per continuare a sviluppare questo ragionamento sulla base di un ascolto reciproco e di un incremento di professionalità da tutti i punti di vista. E, Luigi Capello, come la vedi da questo punto di vista? Sono d'accordo, nel senso che per trovare punti comuni bisogna ovviamente ascoltare e, come si dice, mettersi nei panni degli altri, per cui questo direi che è la prima cosa. Noi come società quotata abbiamo una cassa di previdenza e un fondo pensioni che sono soci. Capisco che non è banale appunto investire in un asset quotato, in particolare perché è piccolo, perché ci piacerebbe essere, come dire, grande, come dire, avere 500 milioni di probabilmente più semplice per un investitore istituzionale poter entrare nel capitale. Per quanto riguarda poi, è chiaro, i ticket eccetera, quelli sono sicuramente problemi, in particolare per chi gestisce importanti masse di risparmio. È stato ricordato lo strumento del fondo dei fondi, ce ne sono ancora pochi, probabilmente potrebbe essere uno strumento da sviluppare per investire. L'ultima cosa è proprio un po' quello che fa lo strumento del fondo dei fondi: se investi in più operatori di settore, io penso che si possa anche mitigare pesantemente il rischio, che ovviamente sappiamo che il venture capital è un asset rischioso con importanti rischi. Questo potrebbe essere, come dire, una soluzione che ci accomuna tutti. Grazie. Grazie Luigi, e grazie anche per la sintesi. Gianluca Dettori, prego. Sì, io ho usato tutto il mio tempo. Sì, non vi faccio delle domande, diciamo, blindate, no? Abbiamo messo sulla tavola, diciamo, i problemi, quindi mi piaceva anche avere la vostra reazione, il vostro punto di vista, diciamo, rispetto a quello che abbiamo detto. Prego, scusami Gianluca. No, poi peraltro ho abusato del vostro tempo già prima, per cui cercherò di esprimermi in dei tweet. Però credo che sia fondamentale il ragionamento che stiamo facendo oggi. È un ragionamento che richiede del tempo e sono perfettamente consapevole di questo.
Sono 10 anni che faccio venture capital in Italia e posso assicurare che non è facile, però credo che siamo per fortuna a un momento di svolta. Sicuramente il governo ha dato un grande supporto al settore con il Fondo Nazionale di Innovazione e Cassa Depositi e Prestiti, danno un grande impulso al settore. Quindi sono molto fiducioso. La verità vera è che diciamo avremo diritto di parola noi gestori quando porteremo un rendimento concreto, misurabile ai sottoscrittori. L'unico problema di questa roba è che richiede 10 anni e quindi occorre una certa pazienza. Dopodiché poi appunto se uno guarda il venture capital oggi in Italia, nei portafogli e nei gestori trova sicuramente la professionalità, la serietà, la trasparenza, la determinazione e la motivazione che consentono di fare diciamo un investimento di fiducia sul settore, sicuramente sul gestore, ma in ultima analisi sul sottostante, cioè sul fatto che i nostri ragazzi saranno in grado di essere competitivi, di creare aziende di grande valore a livello internazionale. Ottimo, ti ringrazio Gianluca. Alessandra, un flash anche da parte tua. Sì, allora un flash, diciamo, vi vorrei un attimo spogliare dalla mia veste istituzionale e invece dire, ecco, un auspicio più che altro, che effettivamente tutte queste nuove iniziative a livello europeo e a livello anche italiano, se vogliamo, parliamo della Next Generation EU, piuttosto che del Recovery Plan italiano, del Recovery Fund, vengano effettivamente a finanziare delle attività nuove, delle attività green, delle attività della nuova tecnologia e che finanzino se effettivamente ci sono queste nuove iniziative, che finanzino anche il venture capital e questo potrebbe essere proprio lo stimolo perché anche gli investitori istituzionali seguano questa strada, perché chiaramente sono capitali che vengono investiti anche a livello europeo, a livello governativo, e come si diceva prima in un altro intervento, questo potrebbe essere di stimolo anche per noi, no? Non è la garanzia del governo, ma è la garanzia che investiamo insieme, capito? Per il futuro, no? Per il futuro dell'Italia. Quindi è un investimento, diciamo così, in economia reale, ma da parte di tutti, quindi da parte di noi investitori istituzionali, ma da parte del governo, da parte degli stati, da parte dell'Unione Europea in primis. Questo è un augurio più che altro. Certo. Grazie. Grazie Alessandra, grazie, chiarissima. Claudio Giuliano, prego. Ah, sì, il rapporto con gli investitori istituzionali in questi anni è stato un rapporto tutto sommato costruttivo, attento, curioso da parte degli investitori istituzionali, non particolarmente coraggioso, ma d'altra parte capisco la prudenza, perché l'investitore istituzionale deve guardare alla storia dei ritorni, deve guardare alla ripetitività con cui questi ritorni sono generati. È ovvio che investire in fondi che investono in borsa o di picchi e valli, ma è qualcosa che si può misurare e apprezzare molto più chiaramente. Esiste però un processo per arrivare anche in settori più acerbi come quello del venture capital a rendersi conto di dove si possa investire con una buona gestione del rischio e una buona riduzione del rischio. I team sono team con sempre maggiore esperienza, sempre maggiore professionalità. Lo si vede anche dal grado di focalizzazione. Facevo l'esempio prima dei nostri fondi ultra specializzati. E sono team che seguono un processo, non costruiscono semplicemente un portafoglio, non investono semplicemente in maniera sempre più mirata e consapevole delle imprese che hanno tutti gli attu per riuscire, ma il processo, per esempio, consiste anche nel concentrare via via il capitale sulle aziende che vanno bene. Voglio dire, in un portafoglio di 10 imprese, di cui 5 andranno bene, non è il 50% del capitale che viene investito, tipicamente il 70-80% del capitale che viene investito, perché tu investi poco all'inizio
e via via sempre di più su quelle che via via vanno sempre meglio e si avvicinano in maniera più predicibile verso un'uscita profittevole. Quindi stiamo andando nella direzione giusta, è giusta e corretta la prudenza dei fondi pensione e delle casse e degli investitori istituzionali, ed è, diciamo c'è una risposta direi abbastanza continuamente di maggiore professionalità per venire incontro a questa prudenza da parte dei gestori come quelli intorno al tavolo. Grazie Claudio. Io darei la parola per il flash finale di questo secondo giro a Emilio Pastore, dopodiché io vi saluterò e vi prenderò un minuto di più, non oltre, perché purtroppo siamo andati un po', siamo in ritardo di una decina di minuti, ma io credo che assolutamente ne valesse la pena. Non so te Emilio come la vedi, prego. Ma sono veramente molto soddisfatto, Francesco, di questa discussione. Non aggiungo altro che dire che credo che sia una discussione che non può finire qui e deve necessariamente continuare, sperando di incontrarci anche di persona per portare avanti questa discussione, perché è un tema veramente troppo importante, e troppo importante per il Paese perché si riduca a un confronto che duri una volta. Per cui il mio auspicio è semplicemente che questa sia un'esperienza a cui poi seguano altre possibilità di confronto. I problemi ci sono, non ce li possiamo nascondere, ognuno ha un suo ruolo e anche noi investitori guardiamo e decidiamo secondo gli interessi che rappresentiamo. Credo però che ci siano margini, spazi perché l'interesse degli istituzionali possa coincidere in qualche modo anche con l'interesse del venture capital che investe in quella che sarà l'economia reale di domani. Le possibilità ci sono, le competenze ci sono e credo che sia un po' lasciato a noi la volontà quella di metterle a confronto. Ti ringrazio moltissimo Emilio, io volevo solamente salutare tutti e ringraziarvi perché anche per me è stato molto indicativo, tra l'altro molti spunti anche per il piano di attività del forum nel 2021, sicuramente questo è un tema che merita un approfondimento. Noi ovviamente siamo sempre disponibili a parlare di innovazione, tra l'altro una delle cose più innovative di oggi è stato proprio questo dibattito e gli interventi che sono preceduti di Stefania, di Francesco, di Chiara, di Giovanni. Cioè, io credo che sia stata una grande occasione per aprire uno dei temi poco conosciuti al mondo, diciamo, sia nell'ambito del mondo finanziario sia in quello delle imprese innovative. Ringrazio tutti, ringrazio in particolare HDI che ci ha permesso di organizzare questo evento, ringrazio le circa 300 persone che ci hanno seguito, quindi questo insomma lo dico con una certa gioia, nel senso che vediamo che le iniziative del forum sono sempre insomma seguite da un pubblico attento e qualificato. Vi do l'appuntamento ai prossimi eventi, la settimana continua, nel sito del forum trovate tutte le informazioni qualora voleste partecipare a uno dei nostri prossimi eventi. Vi ringrazio ancora molto e vi saluto, vi auguro buona serata. Buona serata.